La Chiudo la registrazione. registrazione così tutti quanti sapete che stiamo registrando. Saluto tutti. Io sono Rocco Sileo, sono il dirigente uscente dell'ASL, dell'area di servizi di sviluppo agricolo, che sono onorato di dirigere, ma che è arrivata, diciamo, a termine questo incarico, ma perché vado praticamente in pensione. Questo penso è il primo incontro, diciamo, divulgativo delle nostre attività di divulgazione che abbiamo sempre fatto in presenza, e purtroppo con questo Covid adesso stiamo facendo ma che anche sta venendo fuori anche una bella cosa, nel senso che dà l'opportunità di ampliare anche la partecipazione. Vedo che c'è stata una grandissima richiesta. Purtroppo non abbiamo fatto a tempo ad estendere Zoom per una serie di motivi tecnici e non tecnici, e anche personali, che diciamo ci hanno impedito di farlo. Però può essere anche una buona cosa questo di utilizzare Zoom, anche perché vedo che c'è una presenza che va dal nord, dall'Emilia fino alla Sicilia. Ci sono alcuni colleghi presenti anche da queste regioni e non so altri se ci sono, ma ho individuato nelle presentazioni questo. E dicevo, è il primo di quest'anno. Per me sicuramente sarà l'ultimo, perché mi mancano praticamente meno di una decina di giorni e andrò in pensione. Voglio approfittare per ringraziare veramente i colleghi di tutto diciamo, il supporto, l'attività che abbiamo portato avanti. E devo dire che anche sono contento perché chiudiamo con questa giornata. E una giornata, diciamo, che inizia grazie alla caparbietà di Pino Mele, ma che ha avuto sempre la sensibilità, partendo dall'agricoltura biologica da tanti anni, ma che poi si è incrociata con la mia dirigenza, diciamo nel mio periodo di dirigenza, anche diciamo nella mia sensibilità. Ho fatto nel passato l'istruttoria delle pratiche del biologico con il 2078 in epoche remote, e poi si è incrociato anche con Massimo Zaccardelli nell'esperienza che abbiamo fatto con Carbon Farm, e dove la sensibilità rispetto a certe tematiche è cresciuta anche perché in qualche modo insieme con i colleghi ci siamo messi a studiare, a ritornare sui banchi dell'università per approfondire queste tematiche del suolo, dei mezzi tecnici, eccetera, del compostaggio. E poi, diciamo, abbiamo incrociato anche Dea Fal nell'attività di formazione, di sensibilizzazione nei confronti degli agricoltori. E è iniziato, diciamo, un movimento. Ecco, un'azione, una dinamica, e diciamo, si conclude per me, ma forse si apriranno spazi per il futuro, per gli agricoltori, per i tecnici, nell'approfondire, come sicuramente ha fatto Massimo Zaccardelli con i suoi studi, sicuramente è andato avanti. A suo tempo incominciava a parlare di Tea Compost, di verificare le prime esperienze, ma parliamo ormai di un lustro fa, forse anche di più. E quindi questa sera ascolteremo, diciamo, una serie di attività che si sono svolte, quindi un po' di risultati, forse i primi risultati che abbiamo svolto in campo con Giuseppe Mele, con Pino Mele e con Angelo Petrozza.
Vabbè, io la finisco qui. Auguro a tutti un buon lavoro e passerei la parola a Pino Mele per l'introduzione. Pino Mele, se ci sei, batti un colpo. Se vedete la presentazione, mi vedete, Sì. lo schermo è condiviso, vado già a schermo pieno, anche se purtroppo arrivano molte telefonate di gente che sta protestando perché non c'è spazio. L'hai già detto tu prima. Stacca il telefono e vai. Infatti, no, lo chiudo. Mi devo presentare obbligatoriamente perché ci sono molti che non ci conosciamo. Come hai detto tu, Rocco, questi incontri noi li abbiamo fatti sempre in diretta e in partecipazione e quindi con modalità molto diverse. Adesso c'è tanta gente che non ci conosce, non mi conosce, quindi mi devo presentare. A video, come dicevo prima, non sono così, sono un pochino più snello, c'è il grandangolo e mi ingrandisce. Comunque sono un tecnico divulgatore agricolo polivalente, lo preciso, dell'Alsia. Mi occupo da tempo di agricoltura biologica, biodinamica e agricoltura, diciamo, tendente alla massima sostenibilità, quindi le nuove tendenze, eccetera. Vado avanti, quindi di cosa parliamo oggi? Introduzione al tema. Parliamo di questa tematica, autoproduzione e filiera corta dei mezzi tecnici. Abbiamo addirittura pensato a buone pratiche di economia circolare. Viene spontaneo capire subito cosa significa filiera corta, no? In genere pensiamo subito ai rapporti che ci sono tra il produttore agricolo, normalmente biologico, con il consumatore. Il produttore e il fruitore del bene sono vicini, si avvicinano e lo sanno bene quelli che fanno le esperienze con i gas. Gruppi di acquisto solidali, si creano rapporti. Con la filiera corta ci si conosce, si capiscono le problematiche, spesso si capisce che chi produce un bene, chi ne fruisce, spesso non sono antagonisti, ma sono della stessa parte, parlano la stessa lingua e tutto questo l'abbiamo potuto apprezzare e capire parlando appunto di filiera corta, conoscendo la filiera corta. E quale può essere la filiera corta se non quella addirittura all'interno della propria azienda e quindi passare poi alle autoproduzioni? Perché parliamo di filiera corta, di autoproduzione? In genere noi ci, ripeto, io mi sono sempre occupato di biologico e rapportato con i biologici, perché vediamo alcune problematiche, alcuni rischi delle tendenze del biologico. C'è il rischio della convenzionalizzazione, si dice, cioè praticamente sostituire i mezzi tecnici che una volta erano convenzionali, di sintesi artificiale chimica, con mezzi tecnici biologici, non è un grande risultato. Anzi, generalmente l'imprenditore riscontra un enorme incremento di costi. Poi si rischia di non perseguire gli altri obiettivi che la collettività attraverso il TSR sostiene l'agricoltura biologica proprio perché vuole che ci sia un incremento, un mantenimento della biodiversità, della sostanza organica stabile, dell'humus stabile e si rischia di non avviare quel processo che adesso si chiama di economia circolare, no? Ma che un tempo era quello che si faceva nelle aziende agricole tipiche. Magari pensiamo a come sono nate quelle della riforma fondiaria del Metapontino, c'era la cosiddetto ciclo chiuso, no? Ma questo bisogna farlo di nuovo oggi. Ci sono delle direttive comunitarie che ce lo impongono e che impongono innanzitutto di ridurre il quantitativo di rifiuti, il riuso, il riciclo. Io ho precisato qui appunto dei mezzi tecnici che generano rifiuti. Anche i mezzi tecnici consentiti in agricoltura biologica che troviamo in fitofarmacia generano rifiuti speciali e se sono per la difesa sono anche rifiuti speciali pericolosi, anche se consentiti in bio. Quindi meno ne usiamo, meglio è. E poi c'è un incremento di rischio di irregolarità che non è di poco conto per gli imprenditori agricoli o agricoltori che certificano la loro produzione. Perché, come si vede da questa slide che ho preso dagli amici del Ministero che hanno fatto queste indagini,
ben quasi il 2,7% dei campioni con residui di fitofarmaci è dovuto quasi sicuramente alla contaminazione di mezzi tecnici ammessi in biologico. Quindi, perché? Insomma, per questo motivo bisognerebbe cercare di ridurli. E infatti, questo è anche un fabbisogno che hanno espresso i produttori più volte. Ripeto, io spesso non è che mi faccio loro portavoce, ma interpreto le loro problematiche, ne parliamo e ne discutiamo spesso insieme. E questo pericolo dei mezzi tecnici è esplosivo, perché per loro sono gravi le conseguenze. Intanto si blocca la produzione, poi ci possono essere anche gravissime conseguenze economiche in applicazione del decreto sanzioni, che insomma è abbastanza severo. Quindi per questo motivo, diciamo, cerchiamo di ridurre i mezzi tecnici extra aziendali. Appello dei produttori, che comunque è stato raccolto anche a Roma, diciamo, dagli amici del CREA, e c'è un bel gruppo di ricerca che oramai è nato, che si dedica a queste tematiche. Sapete che chi si è addirittura, oggi ce l'abbiamo anche da noi, sono tantissime le ricerche che, anche grazie ad alcune misure, si stanno sviluppando anche in Basilicata. All'inizio noi, chi si occupava di bio, doveva un torto collo rivolgersi a ricerche che avvenivano le più vicine in Svizzera, ma magari le più interessanti al Rodal Institute, ma non vorrei fare torto a nessuno degli istituti di ricerca che da decenni si dedicano all'agricoltura biologica e, udite udite, addirittura all'agricoltura biodinamica. Voi sapete benissimo cosa succede parlare in certi ambienti di agricoltura biodinamica, ma noi ne parliamo e, diciamo, visitando queste aziende le trattiamo con tutto rispetto, e anzi addirittura a risposta di queste domande che vengono dal mondo agricolo, oggi in questo momento mentre vi parlo è in atto un bando di ricerca che il Ministero ha indetto, dedicato proprio all'agricoltura biologica e biodinamica, e la ricerca, il partenariato di ricerca deve comprendere l'imprenditore agricolo non solo come destinatario finale della ricerca che il mondo della ricerca fa, ma come protagonista la domanda cosiddetta di ricerca partecipata. Già dalle prime fasi di progettazione l'agricoltore deve lavorare insieme ai ricercatori. Siamo quindi in un momento propizio, speriamo, ripeto, che queste cose possano andare avanti e trasformarsi sempre più in concretezza, perché anche la partecipazione di oggi dimostra come ci sia enorme interesse a queste tematiche, e lo dico, spero che sia solo un debutto, che più prossimamente ci possono essere magari puntate precise per ogni singolo preparato da presentare. Dico subito, lo ripeteranno anche altri relatori dopo, che la soluzione a tutto questo, per ridurre l'impiego di mezzi tecnici, è avere un approccio sistemico alla propria produzione, incrementare la biodiversità, qua ho messo solo alcuni esempi, le siepi, gli inerbimenti, il roller crimper, creare un ambiente per cui la richiesta di fitofarmaci, autoprodotti o meno, mezzi tecnici, perdono, non voglio parlare di fitofarmaci, parliamo di biofertilizzanti, di mezzi che ci possono aiutare nella produzione agricola, biologico o no che sia, certificato o no che sia, però il ricorso a questi mezzi esterni, anche se autoprodotti, deve essere ridotto il meno possibile, perché dobbiamo incrementare, come si sostiene oramai da tempo, la sostanza organica del terreno, la biodiversità, e qui vediamo alcuni agricoltori che l'hanno fatto e l'hanno raggiunto. Ci siamo resi conto, come diceva Rocco, della potenzialità di questo discorso quando per caso ci siamo incontrati con quei pazzi scalmanati di Deafal, no? Che per caso, così quasi per caso veramente, abbiamo incrociato le nostre strade, abbiamo organizzato un incontro nel 2013 a Nivaldine, e tutto un tratto ci siamo ritrovati la sala piena di gente che veniva dalla Puglia, dalla Campania. Sapete, la Basilicata al centro delle due regioni, e quindi è facile che ci raggiungono anche altri amici, e addirittura la sala piena, persino il prete, non per nulla, ma in genere
non partecipano ai nostri incontri, e addirittura qualche giovane chiedeva l'autografo, pardon, magari la posta elettronica, al relatore principale, che sarebbe tornato in proprio in questi giorni di nuovo in Italia, ma per le note vicende. No, comunque, potenzialità enorme, perché anche in questo caso sì, da qui sempre più si è iniziato a puntare sulla possibilità di valorizzare gli scarti o addirittura delle produzioni marginali aziendali, le definiamo, o interaziendali del territorio, del settore biologico, dell'agroindustria, trasformandoli in mezzi tecnici. Non vi dico, no, cosa ci hanno fatto vedere questi ragazzi, ma abbiamo trovato poi manuali che spiegavano queste tecniche. Qui siamo ad alcuni seminari che, come dicevo, facciamo direttamente in campagna, nonostante magari a volte il tempo o le condizioni atmosferiche erano particolari, ma tanti giovani imprenditori, direi di belle speranze, ma che oggi sono avanti nella loro azienda e stanno andando abbastanza bene, ci hanno seguito e ci seguono. Qui vediamo delle tecniche dove il relatore ci faceva vedere come appunto prendere la lettiera di bosco e, ripeto, non scendo nei singoli particolari, ma questo ad esempio è quella che si chiama cattura di microorganismi. Come vi dicevo, no, facile a dirsi, ma come fare? All'inizio ci siamo rivolti a magari manuali, ricerche internazionali, ma grazie a Dio, oddio, grazie al progresso, ci siamo adesso anche in Italia con i nostri ricercatori, alcuni dei quali ospiti oggi, con le pubblicazioni anche in lingua italiana. E ad esempio questa di Matteo Mancini, questa dell'Asia per il progetto Carbon Farm che ci da Rocco e che è proprio su queste tematiche, con il manuale di Matteo Mancini che raccoglie un po' anche tutte le ricette per ad esempio gli autopreparati, oltre alle considerazioni su tutto il resto. Quindi in Italia si è partiti soprattutto sul compostaggio, e voglio solo citarvi questa esperienza. Qui ci troviamo in un'azienda agricola biologica austriaca, dove per 6 mesi l'anno l'imprenditore agricolo si trasforma in operatore ecologico, pagato per 6 mesi l'anno dal comune, che gli dà anche uno stipendio oltre ai mezzi. Lui va in giro nel paesino, come io mi immagino tanti dell'entroterra lucano, ma dell'entroterra italiano, che quindi roba selezionata certamente, rapporto di fiducia, rapporto di collettività, di comunità, che quindi raccoglie per 6 mesi d'anno i rifiuti, li porta nella propria azienda in un'area anche sistemata dal comune, ma non c'è asfalto, non c'è cemento, eppure siamo in Austria, dove le piogge e l'umidità è abbastanza più elevata che da noi, e il comune gli ha dato anche ad esempio una rivolta tumuli, che qui abbiamo fotografato nel Metapontino circa 30 anni fa, perché già dall'epoca c'era qualche azienda, soprattutto vitivinicola, che esportava all'estero, che riciclava la propria sostanza organica. Altre esperienze, il CREA di Metaponto, i nostri lombrichi e produttori biodinamici che fanno il loro compost aziendale. Non diciamo nulla di nuovo, però diciamo che adesso, già da qualche anno, i nostri enti hanno iniziato a indagare queste cose. Questo mentre lo facciamo, ad esempio, in pieno campo, impariamo a leggere con gli agricoltori il terreno e vedere le conseguenze delle nostre lavorazioni. Ne abbiamo apprezzato quindi la valenza microbiologica, l'importanza degli attori fondamentali della produzione agricola, cioè i microorganismi che popolano il suolo. La vera desertificazione è questo, il vero rischio è perdere i microrganismi che tanto ci aiutano. Questi sono ad esempio quello che producono i nostri lombrichi, che possiamo vedere anche ad occhio nudo. Noi cosa abbiamo fatto per, diciamo, quest'anno che questa situazione ci ha chiuso un po', diciamo, le possibilità di continuare in azienda come facevamo prima? Speriamo, come diceva anche Rocco, di riprendere quanto prima a operare direttamente in azienda, magari sfruttando anche queste tecnologie. Allora, cosa abbiamo fatto al chiuso dei nostri uffici e laboratori? Niente, ci siamo sporcati le mani anche noi, come si suol dire. Abbiamo iniziato a farlo anche noi direttamente, partendo da
quello che possono fare tutti, cittadini, piccoli giardini, ortolani o anche grandi aziende, cambia solo un po' il rapporto di scala. Ma certamente queste cose consigliamo di partire dal piccolo, allenarsi, vedere ad esempio come reagiscono i lombrichi a certi alimenti che possiamo dargli e così poi andare anche avanti, anche perché a volte possono esserci, non, ma magari qualche piccolo errore è meglio evitarlo. Noi ci abbiamo tentato, diciamo, vediamo un pochino come iniziare, qual è la cosa più semplice che possiamo fare senza complicare troppo la vita a noi e a chi ci stava intorno, perché poi appunto magari potevamo trasportare i rifiuti dalla mensa eccetera, però diventava un pochino complicato, e quindi abbiamo usato lo sfalcio, quello che tutti, ripeto, chi ha un'azienda agricola ma anche chi ha un giardino non può non avere, altrimenti non è, non dico bio, ma non è neanche agricoltore, nonostante si sforzi magari a diserbare il tutto, non c'è più nessuno che lo fa e quindi tutti hanno degli sfalci da poter recuperare, ed è quello che abbiamo fatto noi. Quindi ci siamo dotati di piccole attrezzature, ma questo ad esempio è quello che hanno fatto i colleghi di Villa d'Agri, che pure ringrazio, cioè hanno attrezzato un canaletto, ma per questi fini si possono usare appunto anche i canali dismessi dell'irrigazione. Nelle nostre campagne ce ne sono tante. Quindi una cosa che contenga la sostanza organica, perché che abbiamo fatto noi? Vedete, noi, Rocco, cioè il principale protagonista, Rocco ha raccolto gli sfalci, li ha accumulati in piccoli cumuli per evitare anche rivoltamenti, eccetera, ma il cumulo statico, come si suol dire, 70 per un metro di base, dovrebbe... dipende poi da periodi, comunque ripetono, magari per ogni preparato ne parliamo come farlo al meglio. Questo in linea di massima, abbiamo preso lo sfalcio verde, ripeto, che tutti hanno, l'abbiamo messo sotto a degli alberi, ma ci sono le compostiere comunali, ci sono tanti, tanti sistemi per poter avviare un processo di compostaggio naturale. Poi l'abbiamo messo nei contenitori che abbiamo procurato, appositamente preso, li abbiamo innestati con i lombrichi grazie ai fratelli di Cuia che ce ne hanno forniti qualche chilo per avviare, diciamo, lo starter, il lievito. Poi abbiamo fatto anche, ci siamo cimentati anche con il lievito il fermentato biofertilizzante a base di siero di latte, di cui ci parlerà Matteo Mancini, cenere, zeolite, lievito di birra, Saccharomyces cerevisiae, la prova della perdita dell'aver sigillato bene il contenitore e il gorgogliatore riciclato al massimo, anche questo, ma ripeto, costa poche decine di euro quello che si può usare per l'orologio o la birra, ma volendo va bene anche un sistema di questo, assicurarsi però della tenuta stagna del tutto. Quindi per quanto riguarda il lombri compost l'abbiamo poi messo ad asciugare, abbiamo diciamo messo il lombri compost ad asciugare, dopo l'ha vagliato, poi l'abbiamo analizzato, abbiamo fatto le analisi chimiche, quelle obbligatorie, diciamo, per i concimi fertilizzanti organici. Ci siamo assicurati innanzitutto l'assenza di microorganismi patogeni, Escherichia coli, l'altro che è pure obbligatorio, ma non mi viene. Abbiamo usato anche dei liquidi, volevamo recuperare anche dei liquidi, li abbiamo opportunamente diluiti, abbiamo sempre Brulare Maiestatis, ringrazio i colleghi dell'area ricerche dell'Agrobios dell'Alsia che ci hanno lavorato, e abbiamo messo, scusate se volgarizzo, ma sono un divulgatore, li abbiamo messi nella giostra e li abbiamo valutati. Questa è stata invece una valutazione molto empirica, 0, 30, 50, 100%, e questi sono i vasetti a fine ciclo che dimostrano la differenza. Alla fine ci siamo donati anche di un bioestrattore, l'abbiamo chiamato, ma è una semplice cisterna dotata di una pompa, che è praticamente di una doccia che fa un'agitazione temporizzata
per un periodo prestabilito, 15 minuti ogni 3 ore per una settimana, ma poi Massimo Zaccardelli ce ne parlerà ancora meglio, e questo lo proveremo, oltre che nella Scanalyzer, anche in pieno campo con il collega Lacertosa, per iniziare a valutare. Diciamo, abbiamo iniziato a sporcarci le mani, cioè, direttamente, ma l'idea è quella di continuare ovviamente insieme ai produttori agricoli che lo fanno, e ripeto, lo fanno con passione già da tempo nelle loro aziende. Insieme speriamo di poter continuare queste attività, perché è nei principi dell'agricoltura biologica, se è organica, quella di condividere le conoscenze. O ricerca open source, direbbe qualcuno. Io adesso ho finito, finisco con questa citazione forse di Einstein, con la rivisitazione nel momento in cui ci troviamo. Non possiamo guarire il pianeta, il nostro pianeta, con lo stesso modo di pensare che ha creato la sua malattia. Grazie per l'attenzione, io ho finito. Non so, spero di essere stato nei tempi, vi risparmio le altre diapositive. Rocco? Bene, credo io che... avrei finito. Grazie Pino. Allora passiamo la parola ad Angelo Petrozza, Giovanni Lacertosa, che sono ricercatori del Centro di Ricerca Agrobio Salsia di Metaponto, che hanno effettuato una serie di valutazioni sui mezzi tecnici che ci ha descritto Pino Mele. A voi la parola. Ehi, allora cerco di condividere il video prima. Un attimo, ecco qua. L'abbiamo fatto prima ed è stato semplice. Lo vedete, sì? Si vede il video? Perfetto, sì. Ok, allora io mi presento un attimo velocemente, sono Angelo Petrozza, un ricercatore dell'Alsia e lavoro praticamente presso il Centro di Ricerche Metapontum Agrobios. Come ha accennato diciamo il dottor Mele prima, ovviamente abbiamo iniziato a sporcarci un po' le mani, diciamo nel vero senso della parola, a valutare praticamente questi prodotti che sono stati appunto creati presso la nostra azienda e a valutarne l'efficacia con tecnologie che praticamente che adesso vi farò vedere. Naturalmente il contenuto della mia presentazione appunto è quello di spiegarvi un po' cos'è questa tecnologia che noi abbiamo per valutare l'efficacia dei prodotti, e in particolare appunto studia la fenomica delle piante. Poi vi farò vedere in un breve video molto rapidamente la tecnologia, appunto come si è inserita nell'ambito della nostra struttura, e infine andremo a vedere praticamente alcuni dei primi risultati, ecco, sono risultati preliminari perché l'esperimento si è completato a dicembre, però già questi primi risultati danno più o meno una visione di quello che insomma questi prodotti possono determinare. Fino alla fine praticamente a fare qualche accenno al centro di saggio, che è praticamente la messa in pieno campo dei prodotti e la valutazione in pieno campo. Bene, la scienza di cui naturalmente ci occupiamo in questo caso, che studiamo, fa parte appunto delle scienze omiche. In particolare, voi conoscete tutti la genomica, la metabolomica, la proteomica. Qui si inizia a parlare di fenomica, cioè praticamente la fenomica è lo studio del fenotipo delle piante. Cioè una pianta, quando mostra quello che noi vediamo esteriormente, ovviamente il fenotipo nasce dall'interazione tra il genoma, quindi il genotipo, e l'ambiente circostante. L'ambiente, naturalmente, in questo caso può essere anche l'influenza dell'uomo, quindi anche la concimazione che noi facciamo, l'apporto di questi prodotti vanno a influire anche sul fenotipo, e ovviamente noi cercheremo di valutare. L'analisi del fenotipo, naturalmente, come vedete in queste foto che ho messo, viene effettuata, o veniva effettuata, ma avviene ancora appunto,
effettuare in maniera tradizionale, utilizzando per esempio strumenti piuttosto semplici, parliamo del centimetro in questo caso per misurare l'altezza, oppure anche molto sofisticati, come per esempio lo scambio gassoso delle piante o addirittura l'efficienza fotosintetica. Queste analisi, ovviamente, da quello che potete vedere anche nelle immagini, sono analisi che difficilmente possono essere automatizzate. E questa difficoltà naturalmente ha reso questa analisi del fenotipo molto, difficile da seguire praticamente l'automatismo che ha seguito invece la genomica. E vedete, qua ho fatto un esempio di problematiche legate, cioè alti costi, manualità, laboriosità, difficoltà nell'identificazione di parametri anche nascosti, per esempio. Le misurazioni molto spesso sono distruttive, quindi naturalmente perdiamo in questo caso la replica biologica perché viene distrutta per l'analisi. Le misurazioni sono anche puntuali, quindi non interessano praticamente tutta la pianta, ma solo alcune porzioni della pianta, che sono per esempio le foglie, e c'è anche un effetto soggettivo, cioè praticamente l'operatore nel effettuare questa analisi può anche metterci qualcosa di suo nel risultato. Naturalmente questa problematica, sull'analisi del fenotipo, nel 1990 viene praticamente risolta. In che modo? Cioè, quindi si va verso un processo di automazione. Le fotocamere prima erano analogiche, quindi praticamente impressionavano le immagini su pellicole fotografiche. Nel 90 invece compaiono i primi sensori, i cosiddetti CCD o MOS, cioè praticamente sono i sensori che montano le fotocamere, ma anche per esempio i telefoni cellulari. Questi sensori che quale particolarità hanno? È che riescono ovviamente a digitalizzare l'immagine, cioè l'immagine viene trasformata in una componente digitale che può essere praticamente analizzata. Questo ovviamente che cosa determina? Determina la possibilità di automatizzare l'analisi del fenotipo e quindi naturalmente ottenendo misurazioni che noi prima dovevamo, che facciamo manualmente, che richiedono tempo e laboriosità. Ma in questo modo, ovviamente, con la stessa precisione, la stessa attendibilità, anzi ancora più precisa, però in maniera automatizzata, non distruttiva addirittura, e si possono effettuare analisi nel non visibile, cioè nel vicino infrarosso, per esempio, o nell'ultravioletto, spettri in cui naturalmente possiamo vedere cose che all'occhio nudo non riusciamo a vedere, come per esempio anche il livello ittrico della pianta. Questa è la piattaforma che noi abbiamo in Alsia. Lancio questo breve video e lo descrivo. E noi, diciamo, più di 10 anni fa abbiamo intravisto in questa nuova omica, questa scienza omica, la possibilità di sviluppo. Abbiamo fatto questo grosso investimento, come vedete, questa piattaforma che si è integrata in una struttura già all'avanguardia per quanto riguarda il discorso dell'analisi genomica, metabolomica, proteomica. E qui vedete il nostro laboratorio, dove abbiamo queste piante allevate sulla piattaforma in maniera automatizzata e trasportate attraverso questi carrelli praticamente verso le camere di lettura. Queste sono le camere di lettura dove le piante si posizionano e attraverso appunto un sistema di riusciamo a scattare o anche dall'alto in maniera tale da poi ricondurre praticamente verso la postazione finale. Vedete che anche in queste posizioni c'è un sistema di irrigazione e di pesata che ci permette anche di leggere alcuni valori evapotrasfidativi della pianta. Bene, naturalmente questa è la piattaforma che noi abbiamo e grazie a questa piattaforma ovviamente noi facciamo studi di efficacia su prodotti nutrizionali, prodotti ad azione per esempio biostimolante, oltre che anche studi legati al breeding e al miglioramento genetico. In questo caso, naturalmente, i prodotti che il dottor Mele mi ha, passato, tra virgolette, li abbiamo trattati al pari di prodotti biostimolanti quasi. E qui vedete praticamente quello che è stato effettuato. Noi avevamo, io l'ho chiamato l'ombricompost, poi mi dite voi se è un termine giusto o meno,
Questo prodotto che il dottor Mele ha preparato con Rocco Torraco e altre persone, distribuito praticamente in una miscela 30%, 50% e tal quale 100%, poi il percolato, che è il prodotto, diciamo, liquido che veniva fuori da questo terreno, in cui è stata misurata la conducibilità, che era piuttosto alta, intorno a 6,61 millisiemens, e l'abbiamo diluita in due livelli, all'1% e al 5%, abbassando quindi la conducibilità a 0,54 nell'1% e 0,89 millisiemens nel 5%. In questo caso la modalità di somministrazione è avvenuta tramite afferta irrigazione per un numero di 5 interventi. L'altro prodotto che mi è stato passato, e appunto dovevamo valutare, questo siero di latte, anche questo aveva una conducibilità piuttosto alta, sul tal quale stiamo parlando di 10,3 millisiemens, e lo abbiamo diluito al 2% abbassando la conducibilità a 0,75 millisiemens, al 5% abbassandola a 1,39 e al 10% abbassandola a 1,84. La modalità di somministrazione è avvenuta mediante spruzzatura, diciamo spruzzato sulla pianta, per un volume di circa 3 ml pianta e per un numero di interventi pari a 5. Oltre a queste tesi, naturalmente noi abbiamo sempre bisogno di un riferimento. Il riferimento utilizzato è stato un testimone non concimato, quindi assenza di concimazione, e un testimone concimato con un prodotto minerale a lenta cessione. Bene, i risultati. Ecco, vi faccio vedere alcuni risultati, naturalmente sono quelli più evidenti. E abbiamo appunto visto il colore praticamente nella pianta è espresso da questo parametro, si chiama hue, che in inglese significa appunto tinta, cioè il colore puro della pianta in questo caso, che non tiene conto ovviamente della luminosità e della saturazione. E in U, praticamente, per spiegarlo meglio, vedete questo verde che si vede qui è il colore della pianta. Naturalmente più andiamo ed è espresso da un valore, che da un grado praticamente, che va da 120 gradi a 90 gradi. Se andiamo verso 60, la pianta tende ad avere delle foglie ingiallite praticamente. Mentre se andiamo verso il 120, la pianta è di un verde più scuro. L'altro parametro che abbiamo analizzato è stato la biomassa digitale, che è stata calcolata con questa formula che vedete, quindi una formula appunto pubblicata, in cui la sommatoria dei pixel laterali al quadrato sono stati moltiplicati per la sommatoria dei pixel dall'alto. E naturalmente il dato che viene fuori è quello della biomassa digitale, o biomassa intesa appunto la pianta in toto. Bene, vediamo quindi la biomassa prima. Allora, qua ho riportato l'incremento di biomassa, quindi ho eliminato, cioè non stiamo vedendo il valore della pianta, ma quanto è incrementata la biomassa nel tempo, proprio per annullare eventuali differenze iniziali tra le piante. E vedete che il prodotto chimico, che era lo Slowen, un prodotto della Valagro, a lenta cessione, ovviamente è stato molto più efficace rispetto al non trattato. Il non trattato praticamente allevato su un terreno sabbioso con zero nutrienti, la pianta è rimasta ferma, cioè praticamente non ha avuto nessuna crescita. Invece i prodotti, vedete, si sono collocati praticamente tra il minerale e lo zero, e addirittura alcuni prodotti sono andati meglio rispetto ad altri, gli altri praticamente non si sono distinti neanche dal non trattato. Per vedere meglio il grafico ho eliminato il minerale e vedete che i prodotti che sono andati meglio sono stati il lombricompost al 50 e il lombricompost al 30, mentre il lombricompost al 100, quindi sul tal quale, ne è andato leggermente peggio. Gli altri prodotti invece praticamente non hanno avuto nessun effetto sulla biomassa. E quindi facendo l'efficacia, cioè la percentuale di prodotto in più o in meno rispetto ovviamente al non trattato, quindi lo non trattato lo considerate sullo zero qui, vedete che lo Slowen, il chimico, ha dato più del 40% di biomassa in più, mentre i lombricompost si sono collocati comunque in una buona posizione. Eliminando anche, in questo caso, il minerale, vedete che
effettivamente i lombri compost si collocano intorno al 14-15% in più, in particolare l'LC50, invece il 100% intorno all'8%, quindi molto, un po' di meno. Gli altri invece hanno qualcosina in più, però ovviamente non sono significativamente differenti rispetto a non trattati. Per quanto riguarda il colore invece, vedete che naturalmente questo in marrone è il chimico e il rosso invece è il non trattato. Fino alla, diciamo, a circa al quinto sesto rilievo non ci sono differenze, dopodiché inizia a diminuire il valore del non trattato. Diminuire significa tende, vedete su questo cerchio praticamente, tende ad andare verso il giallo. Questo ad indicare che naturalmente il terreno privo di sostanze nutritive ovviamente non ha più il supporto per la pianta. Inserendo praticamente le tesi a confronto, vedete che in realtà molti si sono comportati come diciamo il non trattato, alcuni invece sono andati abbastanza bene, però è interessante vedere come il siero, diciamo al 10% in particolare, quella dalla dose più alta, con una conducibilità ovviamente più alta, tende ad andare verso il 60 gradi, quindi andiamo verso il giallo, quindi c'è un vero e proprio ingiallimento della foglia, ad indicare in un certo senso un effetto più fitotossico del prodotto. Questo è quello che è successo, ovviamente sono delle foto rappresentative, vedete i tre lombri compost sono qui e che naturalmente hanno avuto uno sviluppo abbastanza buono, i percolati praticamente le piante non si sono mosse, ho messo solo quattro immagini proprio per questioni di spazio, e il siero lo stesso, quindi vedete questo ingiallimento che comunque si vede più verso la fine. E il non trattato comunque fermo e il minerale naturalmente che è andato meglio di tutti, in particolare sull'ultima data le foglie coprono il carrello, quindi diciamo esprime, ho cercato di mettere un po' le foto che esprimono quello che abbiamo visto in grafico. Bene, da questi risultati naturalmente si va in pieno campo. In pieno campo con il centro di disagio che è coordinato appunto dal dottor Lacertosa verrà fatto una sperimentazione appunto seguendo le buone pratiche di sperimentazione e utilizzando dei protocolli appunto secondo quanto previsto dal Ministero. E in particolare la prova che verrà fatta è un corso, praticamente viene fatto a Lavello, sul frumento in particolare, verranno ovviamente parcellizzate la coltura verrà parcellizzata e verranno testati solo il lombri compost, praticamente una dose di 20 quintali per ettaro, solo alla semina, e lo stesso prodotto, praticamente la stessa dose però frazionata, una alla semina, quindi diciamo il 50% alla semina e l'altro 50% in fase di levata come compost. Rispetto ovviamente a un non trattato, a un riferimento chimico, in questo caso sarà un prodotto anche in questo caso a lenta cessione, l'azo slow della ILS. Bene, quindi io concludo naturalmente, spero di essere stato nei tempi, dicendo che ovviamente dall'analisi dei risultati che abbiamo visto, il minerale è stato ovviamente quello più efficace. Però ovviamente eliminando il minerale, tra i prodotti bio il lombri compost è quello più performante. Infatti a 30-50% effettivamente ha dato degli ottimi risultati. Il siero di latte invece ha determinato una fitotossicità fin dai primi trattamenti, quindi in un certo senso abbiamo sbagliato specie probabilmente, perché sappiamo già che il siero viene usato anche su altre colture e va abbastanza bene, insomma, forse lo spinacio è una pianta un po' più sensibile. Il percolato inoltre non ha determinato nessun effetto sull'aumento della biomassa. Naturalmente, come diceva il dottor Mermele, prima ci stiamo sporcando le mani, quello che naturalmente anche con la nostra piattaforma, che di solito lavoriamo con prodotti, tra virgolette, chimici o biostimolanti, abbiamo cercato naturalmente di mantenere la stessa modalità per questi prodotti. Però ecco, quello che ci siamo resi conto che è necessario naturalmente
valutare bene le dosi, per esempio i tempi di applicazione, quindi lo studio deve essere più che altro rivolto soprattutto a questa problematica, cioè a capire bene che tipo di prodotto abbiamo in mano, anche perché naturalmente il prodotto sappiamo benissimo che non è un prodotto omogeneo anche tra aziende, quindi è necessario in un certo senso normalizzare un po' queste differenze. E, naturalmente è necessario, ecco, caratterizzare il prodotto, come avevo detto, in termini di macro e micro elementi e capire le esigenze della coltura e della fertilità del suolo. Io ho finito, grazie per l'attenzione. Pino, spero di essere stato nei tempi, diciamo. Ci stiamo un po' dilungando, ma non ti ringrazio. Volevo solo dire, già detto, che appunto noi abbiamo cercato di recuperare anche il percolato, che siccome non volevamo disperdere nulla nell'ambiente, era l'unica cosa che avevamo disponibile, te lo dico adesso, non prima, e quindi non sapevamo come utilizzarlo e l'abbiamo dato a te. No, sto scherzando, ma è logico che soprattutto il percolato è, diciamo, l'importante è che non faccia male né all'ambiente né all'uomo, che non porti grandi vantaggi, è, diciamo, un sottoprodotto, quello che distribuito magari appunto in piccole, abbastanza diluito in fertilizzazione, male non fa. Questo deve, di questo vogliamo essere sicuri. Vabbè, e queste prove servono anche per questo. Poi se ben apportano altre sostanze, ben vengono. Magari è questione solo di diluizione, appunto, o di ossigenazione o di arieggiamento. Ok. Rocco, passi sì. Tu la parola. No, vabbè, Matteo. Ma fai anche tu, dai. Vabbè, passiamo la parola a Matteo Mancini della Deafal. Buonasera. Ciao. Eccoci. Buonasera a tutte e a tutti. Condivido lo Tocco, voglio solo dire, prima che parla Matteo, che è una vecchia conoscenza, è uno, tra virgolette, di quei pazzi scalmanati di Deafal che ha tanto galvanizzato gli agricoltori che ascoltavano. Vai Matteo, scusa. Allora, proviamo. Eccoci. Allora, io vi parlo questa sera su richiesta del nostro Pino. Buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto, grazie per l'invito. Cercherò di essere molto rapido, molto veloce, perché le presentazioni sono molto interessanti. Noi siamo un gruppo di persone, Deafal, che lavora in tanti ambiti e qui in Italia lavoriamo principalmente in agricoltura, sull'agricoltura organica rigenerativa, e quindi il nostro lavoro principale qui da noi è quello di dare supporto alle aziende agricole e ai produttori un po' in tutta Italia. E, stasera mi è stato chiesto di parlare di biofertilizzanti, che credo sia un parente di quello che il collega che mi ha preceduto ha inserito nelle prove sperimentali. Da letteratura scientifica il biofertilizzante è una sostanza che, come potete leggere, contiene microorganismi vivi, e questo fa in modo di promuovere la crescita dei vegetali o attraverso la colonizzazione della litosfera, attraverso appunto dando la possibilità ai vegetali di nutrirsi meglio, quindi di avere più disponibilità o una maggiore presenza di elementi. Noi chiamiamo biofertilizzanti oppure corroboranti quei prodotti che produciamo in azienda, quindi un mezzo tecnico che produciamo in azienda, ma ci riferiamo principalmente a prodotti che hanno sì una parte viva, cioè vengono, come dire, avviati attraverso un innesto vivo microbiologico, ma alla fine della fiera la presenza di minerali assimilabili è quella che conta principalmente. E questo per diciamo chiarirci sull'origine della parola. Qual è la finalità generale dei biofertilizzanti?
La finalità generale è quella di migliorare la nutrizione delle nostre colture, dei nostri vegetali, delle nostre produzioni. E quindi accaduta abbiamo altre finalità che sono appunto evidentemente le rese quella più importante, e poi una aumentata resistenza alle malattie. Su quale principio? Sul principio di conferire alla pianta una capacità di nutrirsi in maniera adeguata, e qui parliamo soprattutto di microelementi. Quando parliamo di biofertilizzanti non parliamo mai di prodotti, tra virgolette... perché alle 6 dovrebbe venire il nostro relatore. Sì, poi alle 6 finisco. Non parliamo mai di, appunto, di prodotti, come dire, spinti, ma parliamo di prodotti che generalmente vanno ad operare una micronutrizione. Infatti i biofertilizzanti si prestano moltissimo, come dire, ad essere specifici. Ciao, tu senti, quindi, Antonella, adesso che parlo? E quindi nei biofertilizzanti possiamo inserire, come dire... Perché credo che ci sia... Potreste chiudere il microfono della mia, sì, grazie. Sì. Nei biofertilizzanti possiamo farli appunto generici, generali, oppure possiamo inserire anche dei solfati di base che ci aiutano appunto a favorire la nutrizione delle piante. È chiaro che soprattutto in aziende che hanno una attenzione molto, molto grande alla specificità produttiva, e qui penso a tutte le aziende ortofrutticole che hanno la necessità di supportare la crescita e la difesa dei vegetali con tanti prodotti, i biofertilizzanti si inseriscono molto molto bene in questo tipo di discorso. La preparazione è molto semplice, cerco di andare a velocizzare la mia presentazione. Gli ingredienti sono, come si diceva prima, una base di siero di latte. Dal siero di latte noi ricaviamo principalmente la parte di inoculo microbiologico. Il siero di latte può essere sostituito anche da altri inoculi microbiologici fatti in azienda oppure anche commerciali, dello zucchero, della polvere di roccia che rappresenta la parte minerale e del lievito che aiuta la partenza della fermentazione, quando all'interno di questi bidoni qua che stiamo vedendo, quando all'interno di questi bidoni ancora c'è un po' di ossigeno. Il principio è semplicissimo: abbiamo una parte minerale, abbiamo una parte microbiologica. Attraverso la parte microbiologica contenuta all'interno di questo bidone parte una fermentazione, e i minerali che si trovano nella nostra matrice, che possono essere appunto i solfati oppure una polvere di roccia oppure anche scusate, perdonatemi, mi è apparsa una notifica. Eccomi qua. Ok. Appunto, dicevo, attraverso una fermentazione si ha la disponibilizzazione di questi elementi minerali all'interno del nostro liquido, del nostro prodotto. È importante dire che questa fermentazione avviene per circa un mese, quindi circa 30 giorni, e andiamo poi a miscelare tutti questi elementi e li andiamo a chiudere a tenuta stagna con dei gorgogliatori. Questi gorgogliatori possono essere artigianali, ma ultimamente stiamo mettendo anche delle valvolette tipo questa in mezzo, da birra, artigianali, molto molto semplici, e queste ci permettono di appunto andare a vedere che avviene la fermentazione in questo gorgogliatore, che si va a esaurire grosso modo dopo un mesetto. Anche, come diceva il collega prima, dipende moltissimo dalle condizioni esterne. Il nostro sforzo è quello nelle aziende di rendere omogenee queste preparazioni, anche se in azienda, come sappiamo, non è affatto
fatto semplice. Questa è un esempio di come le aziende si organizzano, di come le aziende lavorano e di come fanno una pianificazione. Alla fine della mia presentazione vi farò vedere, io credo che qualcuno sta muovendo la mia presentazione. Scusate, è possibile, Rocco? No. Sì, invece penso di sì. C'è un attentato? Sì, credo che sia un... Eccoci qua. Appunto, le aziende si stanno organizzando in maniera coordinata fra di loro, oppure in maniera singola. Io non la vedo più, scusate, io non vedo più la presentazione. Sì, Matteo, ma non è che vedo la batteria scarica? No, no, assolutamente. Allora, riproviamo. Eccoci qua. Ci siamo? È sempre il rubinetto di Rocco. Sì, sì. Ok, allora. Eccoci qua. Vi chiedo scusa. In questo modo, appunto, vediamo come le aziende si organizzano e vanno a creare dei prodotti corroboranti, biofertilizzanti in azienda. È molto importante ovviamente la pianificazione. Dobbiamo dire che di base, e queste immagini ci aiutano un po', ci permettono di capire che possiamo utilizzare questi prodotti a base minerale sia da soli, sia con altri prodotti corroboranti o biostimolanti, sia associati ai classici prodotti anticrittogamici a base di rame e zolfo. La cosa interessante è che li possiamo utilizzare sia applicati sulle foglie che soprattutto per chi fa colture ortive in manichetta in fertirrigazione. Quindi sono prodotti abbastanza malleabili, duttili e malleabili. Questo appunto è uno degli altri preparati che facciamo normalmente in azienda, è un preparato a base di microorganismi e possiamo andare a miscelare la parte microbiologica e la parte, come dire, la parte minerale. Questo tipo di miscele viene fatta normalmente nelle nostre aziende e questo è un esempio, un'azienda orvietana, laggiù nella foto in basso a destra si vede il meraviglioso scenario del Duomo di Orvieto e qui ovviamente tutte le aziende vanno a preparare i loro prodotti nelle modalità che sono loro insomma più confacenti. Cioè, qui si utilizzano delle vecchie botti in vetroresina, in altre aziende si utilizzano altri contenitori. Questa azienda fa circa 3.000 litri di biofertilizzante l'anno a base di siero di latte e l'obiettivo principale in queste applicazioni è quello di andare ad abbassare l'utilizzo di rame metallo. Ovviamente non è assolutamente come dire immaginabile quello di lavorare ancora, purtroppo non è ancora immaginabile in viticoltura quello di andare a lavorare senza l'utilizzo di rame, però negli ultimi anni stiamo riuscendo ad utilizzare veramente poco rame metallo, parliamo solitamente di negli ultimi 3 anni una media di 2,5 kg di rame metallo all'anno. Dei 6, 7, 8 trattamenti che vengono fatti durante l'anno si scelgono alcuni momenti cruciali per poter andare a miscelare appunto il rame e lo zolfo con il nostro prodotto corroborante. Normalmente facciamo 5-6 trattamenti in viticoltura insieme al rame e allo zolfo. Di che quantità parliamo? Parliamo di circa 50-60 litri ad ettaro. Al volume normale. Ovviamente negli ultimi anni il volume sta scendendo moltissimo, però immaginiamo un volume normale di 1000 litri, in quel caso lì utilizziamo 60-70 litri ad ettaro di prodotto. Se abbiamo atomizzatori con a basso volume, ovviamente scendiamo leggermente con le nostre quantità generali. E questo ci permette appunto di arrivare in tranquillità, ovviamente il monitoraggio, la presenza
in azienda e l'accompagnamento nei momenti cruciali è fondamentale. Questa è un'altra azienda che abbiamo accompagnato negli ultimi anni, un'azienda della provincia di Reggio Emilia. Questo è un esempio di come il Teddy Compost, di cui parlerà Massimo Zaccardelli dopo, appunto qui viene inserito in un cubo e messo a ossigenare, questo Teddy Compost viene miscelato insieme al biofertilizzante e poi viene dato in manichetta attraverso un sistema di fertirrigazione che vediamo in questa foto. Qui vediamo colture di patate, fragole, e in questa azienda, insomma, l'utilizzo di questi prodotti ha preso piede in maniera abbastanza decisa. Queste sono altre due aziende, una azienda molto giovane a destra, l'azienda Bellicini, che ha fatto un impianto di Feijoa, seguito dalla nostra agronoma Elisa De Carli, in cui appunto la Feijoa è stata trattata con microrganismi prima del trapianto e poi accompagnata durante l'anno in fertirrigazione con dei biofertilizzanti. Mentre a sinistra abbiamo dei kiwi, come si possono vedere, anche qui trattati, seguiti, accompagnati con biofertilizzante durante la stagione. Possiamo dire che in una coltura perenne il numero di trattamenti è di circa 5, 6, 7 a seconda delle esigenze. Ovviamente si cerca di andare a associare i trattamenti, se dobbiamo fare dei trattamenti anticrittogamici con i nostri prodotti, e cercare di entrare in campo il meno possibile. Questo è un esempio di come ci andiamo a pianificare l'utilizzo dei mezzi tecnici all'inizio dell'anno. Facciamo un conto di quello che dobbiamo, impiegare, e poi andiamo a fare una pianificazione in azienda, diciamo in questo periodo. In questo periodo, alla fine dell'inverno, verso gennaio, febbraio, marzo, andiamo a creare i nostri prodotti corroboranti, i nostri prodotti fertilizzanti in azienda per tutto l'anno produttivo. Quindi li facciamo una volta l'anno e non abbiamo grandi problemi. L'ultimo stimolo, l'ultimo spunto che vi voglio dare è che tutta questa roba non serve a nulla se tutti i mezzi tecnici, sia commerciali che prodotti in azienda, se non mettiamo al centro il fare agricoltura, ovvero le buone pratiche agronomiche, ovvero associare quelle che erano le buone pratiche agronomiche con le enormi conoscenze che abbiamo guadagnato negli ultimi decenni. Quindi quanta più conoscenza abbiamo, meglio è. Questa è una foto di un'azienda che seguiamo, che si chiama X-Farm, in alto a destra, che ha pugliese, che ha installato una centralina, e per chi fa viticoltura, ma anche per chi fa frutticoltura, conoscere l'andamento delle condizioni climatiche è fondamentale. In basso vedete un estratto di una pianificazione per un'azienda che fa seminativi, ovvero le rotazioni. Le rotazioni sono al centro del nostro lavoro, molto più dei mezzi tecnici. Tornare a fare delle rotazioni sensate per poter dire veramente di iniziare ad agire, a lavorare sul suolo. Non è immaginabile, non è tollerabile per un'azienda che fa seminativi fare il minimo sindacale, ovvero 2 anni di cereali e 1 anno di leguminose. Dobbiamo fare lo sforzo e dobbiamo immaginare di fare rotazioni molto, molto più complesse, molto più articolate, in cui ovviamente il reddito deve rimanere al centro dell'azione dell'azienda agricola. E poi l'utilizzo di tecnologia, andare a lavorare su sistemi GIS, su sistemi CAD, per disegnare, pianificare e fare in modo che appunto le tecnologie siano al servizio dell'azienda, guardarci attorno, capire i danni che facciamo, quindi capire cosa sono, cosa implicano le nostre lavorazioni, le nostre meccanizzazioni nelle nostre colture, e agire di conseguenza, quindi lavorare di nuovo con le colture di copertura, capire come, quando e perché coprire il suolo. I compostaggi, ne avete parlato, ne abbiamo parlato in tantissime occasioni. Questa è l'azienda di prima, Lucerna, che fa migliaia di metri cubi di compost all'anno, che è una grandissima esperienza ormai nel compostaggio aziendale. Poi questo è un vigneto che abbiamo appena progettato in provincia di Grosseto,
la pianificazione territoriale per la gestione adeguata dell'acqua. Questo veramente è un aspetto molto molto importante. In questo, di nuovo, i nostri, la nostra tecnologia ci aiuta tantissimo, quindi non possiamo più demandare, non possiamo più rimandare il problema della gestione delle acque come gestione di una risorsa fondamentale. Eccolo qua un altro esempio in cui anche gli animali si integrano nell'azienda agricola, si integrano nel paesaggio e tornano veramente ad essere dei protagonisti. Animali non più come elemento distaccato dalla produzione agricola, ma parte integrante di questa e fornitori di una parte della fertilità e soprattutto, se ben gestiti all'esterno, veramente elementi di rigenerazione dei suoli formidabili. Io vi ringrazio molto, ringrazio gli organizzatori e passo la palla, la parola a chi poi mi seguirà. Grazie molto. Bene, adesso passiamo la parola a Massimo Zaccardelli del CREA di Orticoltura e Florovivaismo di Ponte Cagnano, e che ci parlerà un po' delle preparazioni aziendali di uno biostimolante e di un bioprotettore, il tè di compost, che abbiamo iniziato a conoscere durante il progetto Carbon Farm. Ok, buonasera a tutti, mi sentite? Se alzi un po' il volume, sì, sì, è meglio. Ok, mi sentite, sì? Va bene. Va bene? Allora, la presentazione penso che la vedete. Sì. Buonasera a tutti, ringrazio Alsia per l'invito. Saluto Pino Mele, un saluto particolare a Rocco Sileo, visto che tra un po', pochi giorni andrà in pensione, e quindi però ritornerò dalle tue parti a fare quella bella gita che facevamo anni fa sul Pollino, eh? Quindi finita la pandemia sarà una delle mie prime tappe. Invitiamo anche gli altri relatori. Sì, sì, come no, con piacere, speriamo bene, al più presto, insomma. Beh, e agli ospiti di tutta Italia che ci stanno seguendo, eh? Cioè, ci dobbiamo sono parecchi amici da tutta Italia. Dobbiamo resistere ancora un po'. Allora, io vi parlo appunto del tè di compost. In effetti il tè di compost è appunto un estratto acquoso di compost fermentato che ha delle proprietà veramente straordinarie da un punto di vista della bioprotezione e della biostimolazione. Tè di compost, quindi, come dicevo, e questo è un liquido organico proprio che è ottenuto dall'estrazione generalmente in acqua, ma volendo si possono usare anche altri liquidi estraenti che sono ottenuti da processi agroindustriali, per esempio anche il siero o la scotta possono essere utilizzati come liquidi estraenti. La parte centrale fondamentale è il compost, quindi per avere un buon tè di compost essenziale è sapere che è fondamentale avere un buon compost. Se si ha un compost scadente, anche il tè di compost che ne deriva comunque è abbastanza scadente. Sebbene vi devo dire che da vari anni che faccio attività di produzione di tè di compost da più svariati compost, in linea di massima osserviamo sempre degli effetti positivi. Sebbene ci sono dei compost di origine vegetale, soprattutto quelli che hanno determinati residui agricoli, come per esempio residui di carciofo, di cardo o anche di finocchio, che hanno un effetto molto interessante sia per la biostimolazione delle colture, ma anche per la protezione, per gli effetti di soppressività che hanno nei riguardi di alcune malattie delle piante. I tè di compost possono essere areati o non areati, a seconda se insuffiamo meno ossigeno nel mezzo liquido. Generalmente io lavoro soprattutto su tè di compost areati, che sono tra quelli diciamo più diffusi. E quindi alla fine di questo processo di estrazione che vi descriverò brevemente tra un attimo, noi abbiamo una sospensione acquosa molto ricca di microrganismi utili, ma anche di molecole organiche e inorganiche, sia estratte dal compost oppure sintetizzate ex novo grazie all'attività
dei microrganismi che vanno praticamente a lavorare e che originano praticamente dal compost. In alcuni casi al tè di compost possono essere aggiunti anche degli additivi, come per esempio dello zucchero, generalmente si preferisce avendo zucchero non raffinato, oppure della melassa. Però vi devo dire che ho fatto un po' di sperimentazione e se noi aggiungiamo degli additivi, come appunto lo zucchero, aumenta il rischio che si sviluppino dei microrganismi dannosi o potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo. Quindi dalle esperienze fatte vi dico che è molto importante ottenere un compost di qualità, preferibilmente di tipo vegetale, e non aggiungere additivi. Con questi compost, senza l'aggiunta di additivi, abbiamo ottenuto in assoluto i migliori risultati. Il tè di compost può essere somministrato sia per via fogliare o anche al suolo, quindi per via radicale, e complessivamente la bioattività, dicevo prima, del tè di compost è l'incremento della crescita delle radici e della pianta in generale, un aumento della concentrazione di clorofilla, quindi le piante sono in grado anche di fissare più CO2, di incrementare la loro fotosintesi clorofilliana, un incremento della fioritura, nel senso che osserviamo un maggior numero di fiori, ma anche una maggiore allegagione. E questo comporta, nel caso chiaramente degli ortaggi e delle piante anche arboree, no? da frutto, un incremento significativo della produzione, legato proprio all'aumento del numero dei frutti. L'altro effetto è quella della protezione delle malattie, soprattutto quelle di origine fungine e batterica. Ci sono anche dei lavori che evidenziano anche un effetto del tè di compost nel contenere gli attacchi di nematodi. In Nord America ci sono proprio dei kit che permettono di produrre questo tè di compost. In effetti, come vedete qui sulla sinistra, sono dei biofermentatori, dove in sostanza non sono altro che dei contenitori che grazie ad un riciclo del liquido si ha l'ossigenazione del liquido. E questi, diciamo, noi li abbiamo costruiti anche in casa con l'aiuto del professor Celano dell'Università, prima della Basilicata, ma adesso da un po' di anni a Salerno. Come vedete qui abbiamo una serie di contenitori, sono taniche da 50 litri. Qui all'interno di questo sacca, che può essere formato da tessuto non tessuto oppure da una rete antiafidica, cioè come fosse stiamo simulando in effetti il filtro di un tè, per capirci. Dentro ci mettiamo il compost, immergiamo dentro l'acqua oppure anche il siero di latte o la scotta e abbiamo un processo di estrazione insufflando aria che però noi non insuffliamo in continuo, perché spesso troviamo dei tutorial dove evidenziano come produrre tè di compost insufflando continuamente aria, aggiungendo, come dicevo prima, anche della melassa e quant'altro. Diciamo che sarebbe opportuno innanzitutto non aggiungere additivi, come dicevo prima, ma anche è importante non fare un'ossigenazione continua. Noi in questo caso abbiamo settato un'ossigenazione di 5 minuti ogni 3 ore. In questo modo si realizza un migliore equilibrio tra i microrganismi aerobi e anaerobi e non si ha una drastica ossidazione dei composti organici presenti nel liquido, perché se operiamo una drastica ossigenazione dei composti organici nel liquido, noi eliminiamo anche una serie di molecole bioattive che hanno un'importante funzione fitoormonale innanzitutto, che è quella poi che determina principalmente la biostimolazione. Sebbene il tè di compost, come è facile intuire, è anche un liquido ricco di molecole inorganiche estratte chiaramente dal compost, quindi ha anche una funzione di nutritiva, diciamo, questi tè di compost. Alla fine abbiamo un liquido scuro, il processo noi l'abbiamo settato tra i 5 e i 7 giorni, diciamo andare oltre non è utile, con questa insufflazione periodica, come dicevo. Alla fine del processo abbiamo un liquido molto scuro che deve essere chiaramente opportunamente diluito prima dell'uso, se no ha un'azione fitotossica. Sicuramente andiamo bene facendo una diluizione di 1:10 del liquido che noi otteniamo. Quindi da 50 litri di tè di compost possiamo avere 500 litri di preparato pronto per essere praticamente irrorato sulle foglie oppure dato alle radici. Questo è un sistema nell'ambito di un progetto
che ho coordinato nella scorsa programmazione del PSR Regione Campania. Questo appunto è una, come si vede, è un grosso contenitore, è la classica, diciamo, bins, diciamo, che si utilizza per la fertirrigazione. Contiene, diciamo, 10 quintali di acqua, e qui dentro è possibile automatizzare e realizzare anche molto in economia un sistema di estrazione e di fermentazione di questo tè di compost. All'interno appunto sono contenute delle sacche di compost. Qui vedete un effetto di biostimolazione del tè di compost che è stato somministrato spray. Queste sono piante di Arabidopsis. Questa è una prova che ha fatto una società di biotecnologie che si trova a Napoli. Noi abbiamo dato su tè di compost, loro utilizzano Arabidopsis come pianta, diciamo, test, anche perché fanno tutta una serie di rilievi anche di tipo genetici e di espressione. La cosa interessante, si vede come il tè di compost ha favorito, vedete, lo sviluppo delle foglie della pianta, ma anche la fioritura. Di meno rispetto anche a dei preparati, per esempio questo è un preparato commerciale a base di amminoacidi. Eppure, se voi considerate quanto costa un preparato a base di amminoacidi o altri biostimolanti commerciali, potete avere, se avete un buon compost, produrre direttamente in azienda un potentissimo biostimolante a costo veramente molto, molto ridotto. I tè di compost sono in grado anche di, come dicevo, proteggere dalle malattie. Qui vedete il caso di foglie di pomodoro pretrattate col tè di compost e successivamente inoculate con alternare. Vedete sulla sinistra le foglie non pretrattate col tè di compost, sulla destra foglie praticamente trattate. Quindi nel punto di inoculo non si è avuto uno sviluppo ridottissimo di malattia, cosa che invece non è avvenuto nelle piante che non sono state pretrattate col tè di compost. Qui invece nel caso della Pirenaicheta licopersici su radici di pomodoro, come si vede, mentre senza tè di compost abbiamo una riduzione dello sviluppo della radice con necrosi, qui abbiamo non solo che le necrosi non sono presenti, ma addirittura abbiamo una forte biostimolazione dello sviluppo dell'apparato radicale, che è uno degli effetti del tè di compost. Qui siamo sempre in un sistema reale, diciamo sotto tunnel in un'azienda della Piana del Sele, somministrazione di tè di compost alle radici, quindi mediante fertirrigazione, come vedete determina una significativa riduzione degli attacchi di sclerotinia e cespi anche più grandi e più verdi, come potete vedere. Oppure, come dicevo prima, l'effetto di biostimolazione dovuto al maggior numero di fiori che vengono prodotte dalle piante, la maggiore allegagione. Nel caso qui sempre sottoserra in un'azienda biologica, presente alla Piana del Sele, abbiamo fatto delle prove qualche anno fa, come vedete abbiamo un maggior numero di frutti con un incremento medio del 22% di produzione di frutti di peperone, che tra l'altro si è osservato anche un allungamento del ciclo di sviluppo delle piante di peperone sottoserra, e quindi si è avuto anche uno spostamento della, diciamo, della vita proprio delle piante, una produzione anche tardiva di peperoni, cosa che chiaramente determina anche un maggior prezzo di mercato, dare delle produzioni tardive di peperone. Ancora sottoserra sul cavolo rapo un incremento degli organi eduli del cavolo rapo, un incremento di peso del 32% per effetto sempre dei trattamenti fogliari col tè di compost. Oppure su rucola, il tè di compost è in grado di stimolare molto lo sviluppo della rucola, per cui abbiamo un incremento del 39% di produzione di questo ortaggio da quarta gamma. Siamo sempre in sistemi in sottoserra in aziende, diciamo, della Piana del Sele. O ancora su pomodori, in questo caso in pieno campo, abbiamo avuto incrementi molto interessanti di produzione, ma tra l'altro anche un effetto di poter sostituire i principali fungicidi con il tè di compost. Quindi di fatto noi abbiamo ridotto di molto anche l'uso dei fungicidi, perché il tè di compost è stato in grado anche di proteggere le piante di pomodoro, oltre che determinare degli incrementi significativi di produzione.
Ovviamente i nostri studi poi si sono sempre più approfonditi, oltre a fare le classiche analisi microbiologiche per determinare i principali gruppi colturabili, abbiamo fatto anche delle analisi metagenomiche. In effetti l'analisi metagenomica è un'analisi che consiste nell'estrarre tutto il DNA presente, in questo caso nel Tedicompos, ma l'analisi metagenomica si può applicare a qualunque matrice, terreno, compost, organismi animali e quant'altro. E di fatto, come abbiamo potuto vedere, qui sono quattro diversi Tedicompos. Abbiamo una serie di gruppi microbici, tra cui abbiamo Bacillus e Pseudomonas, che sono colturabili e che sono tra i principali agenti di biocontrollo conosciuti, tant'è vero i principali preparati commerciali che sono utilizzati per la difesa con l'impiego appunto di microrganismi, generalmente oltre al famoso tricoderma, no, che è un fungo antagonista per eccellenza, abbiamo anche soprattutto Bacillus e Pseudomonas tra i batteri. Però come potete vedere ci sono anche diversi altri generi di batteri, quindi è anche interessante capire quale può essere il ruolo o nella biostimolazione e nella protezione di questi altri gruppi microbici. E questo indica anche un po' la biodiversità, ma la cosa interessante che vi voglio giusto evidenziare è vedere come, sebbene noi applichiamo delle tecniche estremamente sofisticate, che è la tecnica appunto di metagenomica, dove noi andiamo praticamente a sequenziare tutti, in questo caso, tutti i batteri presenti nel Tedicompos o nel compost o nel terreno, di fatto noi riusciamo a identificare al massimo il 30%, perché l'altro 70% in effetti sono microrganismi che esistono, batteri che esistono, ma che non li conosciamo, non sappiamo che cosa fanno, non sono mai stati isolati. Quindi questo per dirvi come nello straordinario mondo della microbiologia la stragrande maggioranza dei microrganismi, in realtà si stima circa il 90%, in verità non sono praticamente conosciuti. Quindi abbiamo veramente delle risorse quasi infinite di microrganismi potenzialmente utili in agricoltura. Quindi la sfida è riuscire anche in qualche modo ad isolarli, a coltivarli e a vedere se è possibile applicarli in agricoltura, in generale nelle biotecnologie microbiche. Come diceva appunto, Bacillus pseudomonas presenti nel Tedicompos, ma perché erano presenti nel compost originario, di fatto è possibile isolare dei ceppi che hanno un forte effetto di antibiosi, così come è possibile isolare dei ceppi che hanno degli effetti di promozione di crescita una volta inoculati alla pianta. E abbiamo studiato anche l'effetto dell'inoculazione alle radici di Tedicompos in sistemi in idroponica su pomodoro. Quindi abbiamo fatto degli studi di trascrittomica, cioè abbiamo visto tutti i geni che vengono espressi nella pianta di pomodoro a livello delle radici una volta che vengono trattati con queste soluzioni di compost. In effetti, a differenza di quello che abbiamo osservato in altri sistemi di interazione pomodoro, per esempio con batteri promotori della crescita, oppure pomodoro con acidi umici, in questo caso, dove in quel caso lì abbiamo avuto una serie di geni differenzialmente espressi sia a 24 che a 48 e a 72 ore, la cosa veramente straordinaria del Tedicompos è che si ha già nelle prime 24 ore una straordinaria espressione differenziale di questi geni, che sono tra l'altro, andando poi a notare, a vedere cosa sono, implicati nei meccanismi di crescita delle radici, nei meccanismi anche di induzione di resistenza all'interno della pianta. Quindi diciamo veramente sono dei preparati veramente straordinari, però a patto, tengo a precisarlo, che si utilizzano dei compost di qualità, preferibilmente dei compost vegetali. Concludo dicendo c'è una vasta bibliografia, la maggior parte ovviamente in inglese. Chi è interessato, ho bibliografia sia in italiano che in inglese, questo è una review che abbiamo fatto un po' di anni fa, ma ancora sicuramente vale, che dà una panoramica su quelle che è l'impiego del Tedicompos, sia come diciamo biagrofarmaci che come
biostimolanti in orticoltura ma anche in frutticoltura. Questo è un manuale che è disponibile anche online, dove abbiamo realizzato nell'ambito del progetto Biocompost, e qui vi descrive sia la produzione aziendale di compost che la produzione di tè di compost. Vi ringrazio per l'attenzione, questa è la mia mail, chi vuole può contattarmi anche nei prossimi giorni. Grazie a tutti. Grazie Massimo per tutto questo bel lavoro che hai fatto, e credo che presenti belle prospettive. Adesso passerei la parola ad Alessandra Trinchera del CREA, sempre del CREA, sull'autoproduzione e la filiera corta dei mezzi tecnici nella strategia Farm to Fork. Prego. Grazie. Vedete lo schermo? Sì. Perfetto, grazie mille. Allora, intanto grazie a tutti voi per avermi dato questa opportunità, e ringrazio anche Pino che insomma è stato il promotore di questo mia partecipazione. Mi è stato chiesto di parlarvi dell'autoproduzione, la filiera corta dei mezzi tecnici, però inquadrata nell'ambito della strategia Farm to Fork. Quindi la mia relazione sarà lievemente diversa rispetto alle precedenti, perché in realtà mira proprio a inquadrare la filiera corta dei mezzi tecnici entro una strategia che di fatto rappresenta, la Farm to Fork, il fulcro del Green Deal europeo. Che ha evidentemente come obiettivo il miglioramento dei sistemi alimentari dalla prima fonte produttiva fino al consumatore. Il Green Deal ci fornisce un piano di azione che ha come obiettivo primario quello dell'uso efficiente delle risorse, dove l'economia circolare pulita diventa un pilastro di questa strategia. Unitamente al ripristino della biodiversità, e qui ho sentito nelle vostre relazioni molte degli elementi che qui sono richiamati, così come quella della riduzione evidentemente dell'inquinamento dell'ambiente. Come si inquadra questo dell'economia circolare applicata ai mezzi tecnici? In realtà la Commissione europea e tutti gli organismi deputati alla refresh della normativa si stanno evidentemente attivando negli ultimi anni proprio per rispondere alla strategia Farm to Fork e all'economia circolare. Non a caso il nuovo regolamento europeo si fonda sull'economia circolare, e c'è un forte movimento da parte anche delle aziende produttrici di mezzi tecnici nel trasformarsi completamente alla luce di questi principi, che stanno diventando una base anche per il loro, diciamo, nuovo modo di approcciarsi alla produzione dei mezzi tecnici. Quindi parleremo di ciò che sta avvenendo anche a livello di grandi aziende. Sappiamo che non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, oggi i corroboranti che diciamo sono comunemente chiamati plant strengtheners a livello europeo, ma anche i biostimolanti, sono ormai parte del linguaggio comune quando si parla di mezzi tecnici. Non esiste più il concime minerale, ma esistono prodotti che hanno delle caratteristiche estremamente complesse, come ad esempio quella di attivare la resistenza agli stress abiotici e biotici, ad esempio attraverso i processi fisico-meccanici, è il caso dei corroboranti, o per esempio migliorare l'efficienza d'uso dei nutrienti, migliorare la qualità del prodotto e dare comunque tolleranza anche in questo caso a stress abiotici. Quindi abbiamo un grande panorama anche a livello normativo di prodotti che rispondono a queste esigenze e alle esperienze che voi avete effettivamente portato qui. Non sto a dilungarmi troppo su quello che sono gli effetti dei biostimolanti microbici e non microbici. Qui ho fatto un quadro generale di effetti che vanno evidentemente dallo sviluppo radicale che abbiamo già visto con il tè di compost o con i microrganismi che evidentemente agiscono a tutti i livelli, a livello di stimolazione appunto dello sviluppo delle radici, a un miglioramento generale anche in generale dell'allegagione, un anticipo delle fioriture,
culture, alle caratteristiche della, diciamo, della fenologiche della pianta, perché evidentemente incrementano lo sviluppo del, diciamo, sia della parte epigea che della parte ipogea e così via, per non parlare delle caratteristiche diciamo tipiche di alcuni biostimolanti che sono apportati al suolo nel migliorare le dinamiche delle diverse popolazioni batteriche e fungine all'interno della rizosfera. Gli inoculi micorrizici, per esempio, sono molto utilizzati e hanno appunto tutta una serie di effetti che vanno dal miglioramento della performance della coltura anche in condizioni specificatamente di stress abiotico ma anche biotico, concorrendo appunto a modificare le interrelazioni fra i microrganismi presenti nella rizosfera. Inoltre sappiamo anche che spesso sono in grado di ridurre gli effetti degli attacchi da parte di patogeni, specialmente fungini, anche per questi effetti tipicamente di competizione. Anche altri tipi di biostimolanti, come ad esempio gli estratti di alghe, sono riconosciuti ampiamente per avere degli effetti molto specifici. Per esempio sono in grado di effettuare uno scavenging dei radicali liberi, quindi ridurre gli effetti ossidativi su gli apparati della pianta. Danno maggiore stabilità alle membrane cellulari radicali, effettuano anche hanno un effetto di osmoprotezione, nonché possono avere anche degli effetti tipicamente sulla parte epigea della pianta, quindi regolando l'apertura stomatica, modificando la conduttanza idraulica xilematica, nonché evidentemente sul target rizosferico agire, per esempio modulando la disponibilità dell'acqua a livello radicale e tutti i livelli auxinici e dell'etilene all'interno della radice. Proprio sulla base di questi concetti, che sono dei concetti ormai assodati, assimilati e sviluppati e dimostrati all'interno della ricerca, si stanno anche sviluppando diversi progetti che oggi sono finanziati direttamente dalla comunità e dalla Commissione europea. È il caso, ad esempio, nell'ambito dell'Horizon 2020, del progetto Excalibur. È un progetto che mira a studiare la multifunzionalità potenziale della biodiversità rizosferica applicata in particolare all'orticoltura con particolare riguardo all'orticoltura biologica. È la prima volta che viene a livello europeo finanziato un progetto di questo tipo, che deve lavorare proprio sui microrganismi e come essi possono agire migliorando la produzione in orticoltura. L'altro progetto di cui vi volevo parlare è il progetto Bio4Food, che si occupa invece di implementare la qualità dei prodotti, in particolare orticoli, attraverso l'uso di biostimolanti e biopesticidi. In entrambi i casi il CREA ha un ruolo nodale, perché nel caso di Excalibur abbiamo un coordinamento di Stefano Mucali del CREA Agricoltura Ambiente, mentre nell'altro caso abbiamo un coordinamento olandese, che però è in ogni caso gestito per l'attività nazionale e del CREA da Maria Angela Diacono, che probabilmente molti di voi conoscono. Io ho la fortuna di partecipare ad entrambi i progetti per quel che riguarda la mia competenza e vi parlo quindi del progetto Excalibur, che è questo progetto di Horizon 2020 che ha come obiettivo lo studio delle dinamiche della biodiversità del suolo e dei suoi effetti sinergici attraverso un approccio prebiotico e probiotico nell'orticoltura. Questo progetto vuole lavorare attraverso test a partire da inoculi microbici multifunzionali su tre colture modello, che sono in particolare il pomodoro, la mela e la fragola. Parlo di inoculi microbici multifunzionali perché in realtà qui si lavorerà in una maniera completamente diversa da come si è lavorato normalmente per testare inoculi di ceppi ben identificati e ben caratterizzati. Cioè, generalmente, soprattutto quando si vuole affrontare una problematica relativa per esempio alla protezione, si tende, come è stato sempre in passato, ad identificare un ceppo specifico di un determinato fungo antagonista o un gruppo di batteri specifici che, diciamo, sono selezionati
se vogliamo in maniera ben specifica, per moltiplicarli e quindi lavorare con quello specifico ceppo. Qui l'approccio è completamente differente. Qui l'approccio è utilizzare ciò che dal suolo viene, quindi con inoculi che derivano da suolo, selezionare delle comunità microbiche complesse, estremamente complesse, rappresentativo di un singolo suolo, per potenziare quei microrganismi in essi presenti che possono essere degli antagonisti di patogeni specifici. Quindi un approccio completamente diverso, molto più complesso, che verrà testato su diverse condizioni sperimentali in pieno campo in diversi paesi europei. Ci sarà anche un monitoraggio dell'effetto feedback della e sulla biodiversità nativa del suolo, perché questo tipo di approccio fa sì che si dovrà verificare se l'inoculo da parte diciamo dell'agricoltore in campo con queste comunità microbiche estremamente complesse possa creare un effetto negativo. Quindi si tratterà di verificare anche non solo l'efficacia sulla pianta, ma anche l'effetto sul microbiota del suolo. Questo vuole spingere la comunità scientifica a creare un modello multicriterio per valutare lo stato della biodiversità dei suoli, dei sistemi di coltivazione che verranno testati, per poi rendere un uso più efficiente dei bioeffettori e dei bioinoculi che verranno identificati. Excalibur è un progetto partecipato e quindi vede un ruolo importante dei ricercatori che vorranno soprattutto fornire, che forniranno know-how e che organizzeranno le prove sperimentali, ma anche delle aziende produttrici dei mezzi tecnici che sono fortemente coinvolte, supportando la ricerca finanziariamente, ma anche condividendone gli obiettivi, nonché anche dei produttori biologici o integrati, che di agricoltura integrata, che partecipano anche e parteciperanno agli sviluppi derivanti da questa attività progettuale, nonché i policy maker, i legislatori, che condivideranno i risultati per poi svilupparli in normative cogenti. Il progetto successivo, i primi risultati che sono stati già ottenuti da Excalibur sono su fragole e pomodoro e hanno permesso di individuare alcuni agenti patogeni specifici con un esperimento in piccola scala, hanno dato modo di identificare gli antagonisti microbici per il controllo di questi patogeni ed attualmente sono in corso dei test su diversi ceppi di Trichoderma bacillus e Fusarium non patogeno presenti nella raccolta di Agroinnova dell'Università di Torino per, diciamo, in un qualche modo fronteggiare questo tipo di, patogeni. Il secondo progetto di cui vi voglio parlare è Bio4Food, che ha come obiettivo il miglioramento della qualità degli alimenti, incrementandone il valore nutrizionale mediante l'uso di biostimolanti e biopesticidi derivanti dagli scarti agricoli. Quindi è esattamente quello che è stato in parte descritto già nelle altre relazioni. È un progetto che lavora su sistemi biologici, esclusivamente biologici, e che prevede la raccolta di scarti agricoli in campo da produzioni basilico, prezzemolo e carciofo biologico. Questi scarti verranno trasformati a due diversi livelli, in parte per la produzione di compost, in parte per la produzione di estratti vegetali. Addirittura dopo l'estrazione degli estratti vegetali anche gli scarti dall'estrazione vengono recuperati per produrre il compost, e quindi vedete che c'è un ciclo chiuso completo all'interno dell'azienda. Ovviamente ci sarà poi una validazione delle performance di questi preparati sulle colture. Qui c'è un approfondimento che però di fatto ci specifica esclusivamente il fatto che il compost prodotto in azienda evidentemente è una tipica rappresentazione di una filiera cortissima dei mezzi tecnici. Il progetto si svilupperà con prove in vaso ed in campo, con anche studi sull'attività microbiologica del suolo in riferimento appunto agli effetti legati all'applicazione sia di compost che di estratti vegetali. Un focus è anche sulla biofortificazione delle colture, delle quali mi occuperò personalmente, in quanto si è visto che uno degli aspetti legati per esempio alla
all'uso di estratti vegetali di cui non è stato parlato finora, è un effetto legato all'incremento dei micronutrienti, in particolare del ferro, del rame, dello zinc e del magnesio. Questo perché in particolare questo sta diventando un problema molto importante dal punto di vista della popolazione europea e non solo, anche in altri paesi, soprattutto del Sud America e del e dell'Africa, in quanto c'è una carenza nutrizionale ormai consolidata. E questo tipo di approccio utilizzando estratti vegetali sembra portare un incremento di questi elementi nutritivi che noi vogliamo testare scientificamente nel nostro progetto. Concludo la mia relazione con un piccolo focus su quello che sono le leve, gli strumenti, gli ostacoli per lo sviluppo della filiera corta dei mezzi tecnici. I vantaggi della filiera corta evidentemente sono molteplici, c'è sicuramente la possibilità di uno scambio e uno sfruttamento delle conoscenze fra agricoltori che si possono finalmente confrontare costantemente su questo tema, e l'evidenza di oggi è proprio un esempio di questo aspetto vantaggioso, la garanzia delle materie prime biologiche per la produzione di mezzi tecnici, che è un focus. Ricordo a tutti che attualmente anche a livello europeo non c'è nessun vincolo, se non in piccoli casi, di produzione di mezzi tecnici per il biologico che vincolino sempre e comunque l'origine biologica dei mezzi tecnici stessi, soprattutto per alcune tipologie. Il controllo della qualità dei mezzi tecnici sotto la diretta responsabilità dell'agricoltore, che ovviamente ha tutto l'interesse a far sì che il prodotto sia esente da contaminazioni accidentali, un forte abbattimento dei costi per l'acquisto e il trasporto dei mezzi tecnici, come diceva prima Pino, l'attuazione piena dell'economia circolare a livello aziendale o comprensoriale e l'incremento della fidelizzazione dei consumatori bio, perché a questo punto abbiamo davvero un sistema chiuso che non permette ingressi di potenziali contaminazioni, quindi migliora la qualità del prodotto. Gli strumenti per realizzarla passano evidentemente attraverso l'attivazione dei sistemi di raccolta differenziata, che era quello che ha fatto precedentemente vedere anche Pino, che riguardano evidentemente una raccolta urbana, ma anche perurbana, per il conferimento selezionato alle aziende biologiche. Il potenziamento della multifunzionalità dell'azienda biologica, come ad esempio l'esempio dell'agroforestazione, questo è un punto nodale, non a caso anche il nuovo progetto europeo, il nuovo bando europeo Core Organic e il nuovo bando nazionale per agricoltura biologica ha come punto di riferimento tra i temi trattati proprio il potenziamento dell'agroforestazione, lo sviluppo dei biodistretti, la promozione della ricerca partecipata per l'implementazione delle conoscenze, che è quello che in realtà stiamo facendo ancora anche in questo momento, e puntare a regole per la semplificazione dell'autoproduzione dei mezzi tecnici in bio a livello europeo e nazionale. Questo è un punto nodale perché, come sapete, fino ad oggi non c'è ancora un quadro normativo che permetta di ufficializzare, se vogliamo, l'autoproduzione da parte degli agricoltori dei propri mezzi tecnici. Alcuni elementi di riflessione finale: la difficoltà di reperimento delle materie prime bio a livello comprensoriale o locale, questo accade soprattutto in alcuni territori e questo chiaramente è un punto a sfavore, e quindi si deve operare per trovare una soluzione. C'è da dire che c'è una necessità di revisione anche impiantistica e delle modalità produttive da parte dei fabbricanti di questi mezzi tecnici, che vedono la circular economy come punto nodale, perché evidentemente c'è la necessità di isolare completamente questi impianti anche per limitare le contaminazioni. Questo è un problema che è soprattutto dedicato alle aziende produttrici di mezzi tecnici più che all'agricoltore, ma anche un punto fermo, quella di incrementare la complementarietà delle aziende biologiche che, magari essendo specializzate, possono in un qualche modo creare dei link, delle interrelazioni, proprio per arrivare a quella multifunzionalità che è il punto
chiave per realizzare la vera, il vero sviluppo della filiera corta dei mezzi tecnici. E quindi con questa idea di un'azienda multifunzionale dove tante componenti estremamente differenti fra loro possono interconnettersi a partire da, appunto, dalla produzione di scarti alla produzione primaria fino alla zootecnia, un recupero completo all'interno dell'azienda, probabilmente è un'azienda ideale dove si può mettere in atto un'economia circolare e una filiera corta dei mezzi tecnici completamente compiuta. Con questo vi ringrazio, ovviamente anch'io sono disponibile per qualsiasi approfondimento a rispondervi, la mia mail l'ho messa nella slides d'inizio, ma insomma sono Alessandra Trinchera, quindi su CREA mi potete facilmente trovare con tutta la mia disponibilità. Grazie mille ancora. Grazie dottoressa Trinchera, grazie a tutti i relatori. Credo che siamo stati nei tempi. Chiedo a Pino. Sì, se c'è qualche intervento, qualche domanda, magari qualche minuto ce lo possiamo pure fare. Oppure ci rinviamo alle prossime riunioni. Dobbiamo solo dire che per molti colleghi, io Rocco, voglio dire sta battuta, sono un credulone, mi occupo di certe tematiche e mi illudo che certe esplosioni di interesse siano dovute a interessi concreti. Mi dispiace che molti colleghi siano rimasti fuori, mi dispiace che molti cittadini di altre parti d'Italia siano rimasti fuori, ma soprattutto mi dispiace che molti agricoltori che normalmente ci seguivano sono rimasti fuori per l'eccessiva graditissima partecipazione. Spero che potremmo migliorare prossimamente con i nostri strumenti e quindi da permettere a tutti di poter frequentare. Ripeto, ci sarà la registrazione disponibile per tutti. Prego i relatori di inviare la relazione perché tutti la chiederanno. Ringrazio Alessandra che ce l'ha mandata, ma se ha fatto delle modifiche me la può rigirare, così Massimo, Matteo e i colleghi dell'area ricerca. Non so se qualcuno vuole. Avrei una domanda, Pino. Prego. Allora, sono Rino Grieco. Più che una domanda, vorrei fare una considerazione anche nel rispetto delle bellissime presentazioni fatte. La considerazione è questa, che molto probabilmente dovremmo studiare anche la qualità del materiale di partenza, nel senso che abbiamo visto come dai dati che ha presentato il dottor Petrozza sulla piattaforma di Fenomica, dei prodotti dove la materia prima era un semplice sfalcio di erbe spontanee, ha prodotto un certo tipo di compost con alcune peculiarità che ritengo essere probabilmente differenti da altre tipologie di materiale di partenza. Così anche ho visto nella presentazione del dottor Zaccardelli, lui citava per esempio il cardo, citava carciofi, eccetera. Quindi queste sostanze in buona massima determinano anche la qualità del prodotto finale. E quindi penso che dovremmo focalizzare anche un po' l'attenzione, i nostri studi a breve, medio, lungo termine sulla tipologia di materiale da trattare per ottenere poi un prodotto finale che sia altrettanto audace per promuovere una qualità dei prodotti delle nostre colture. Certo, Massimo, grazie. Vuoi fare tu qualche considerazione? Sì, no, è chiaro che vanno studiati bene i compost, infatti non tutti i compost sono uguali tra loro. Comunque noi, ma non solo noi, ci sono diversi lavori
studi fatti proprio sulla qualità dei compost, qualità da un punto di vista chimico, da un punto di vista della qualità degli acidi umici e fulvici presenti, quindi dell'humus, tipo di humus, la loro struttura anche molecolare. Ci sono, nell'ambito del progetto Carbon Farm, per esempio, sono stati molto studiati vari tipi di compost, tra cui anche quelli che dicevo prima a base di carciofo, di finocchio, oltre che studi chiaramente di tipo microbiologico su questi compost. Quello che noi abbiamo capito, anche rispetto alla soppressività, per avere un buon compost è importante innanzitutto che ci sia una certa variabilità nelle componenti, diciamo, che vanno a costituire il compost. Cioè, maggiormente differenti sono tra loro le matrici che vengono utilizzate per produrre un compost, maggiore è una biodiversità, chiaramente, che viene a valle alla fine del prodotto finito, e questa biodiversità è anche correlata positivamente con la soppressività dei compost. Però nel caso specifico dei compost che abbiamo studiato, di piante appunto ottenuti da residui di carciofo, cardo, eccetera, abbiamo capito che fornire del materiale dei vegetali che hanno delle sostanze aromatiche, delle sostanze polifenoliche, ha una certa importanza al fine sia di selezionare una determinata specifica microflora più bioattiva, ma anche per dare un maggior quantitativo di molecole che sono precursori di tutte quelle sostanze fitoormonali che può contenere un compost e di conseguenza un tè di compost. Quindi su questo noi stiamo ancora chiaramente lavorando, adesso stiamo iniziando delle attività soprattutto per vedere come piante anche spontanee, le cosiddette piante infestanti, che possono essere una risorsa davvero straordinaria, come possono generare dei compost bioattivi, oltre che fare delle prove di microcompostaggio su matrici vegetali estremamente particolari. C'è qualche altra domanda? Rocco, posso fare una domanda? Sì, Carlo. Forse mi è sfuggita nella Carmelo Mennone Pantanello. Alza. Rispetto alla relazione che ha fatto vedere Angelo Petrozza, volevo capire un po', perché emergeva la differenza tra l'uso del concime a lenta cessione, a lento rilascio, e il compost da lombrico. Volevo capire le composizioni se sono state analizzate, che è un po' quello che diceva Lino all'inizio, perché vedere quello schema, insomma, non è positivo, nel senso che si evince che il prodotto l'azoto a lento rilascio, fertilizzante a lento rilascio, è un'efficacia maggiore rispetto al vermicompost. D'altro canto, però, nella relazione di Zaccardelli ho visto l'effetto opposto, ecco perché probabilmente, riprendo dicevo quello che dice prima Lino, probabilmente sarebbe opportuno capire l'entità di sostanze nutritive che i compost riescono ad apportare. Un altro aspetto da considerare, secondo me, è anche la fruibilità nel tempo di queste sostanze. E un'altra domanda a Zaccardelli, volevo capire, ho visto la repressività, no? La soppressività di cui parlava, ma è stata indagata la sostanza che determina questo? Cioè cosa significa? Cioè, con il compost si producono delle sostanze che hanno questa azione? Cioè, queste erano le due domande che volevo fare. Grazie. Rispondo io per la mia parte, diciamo, no, Carmelo? Allora, io ho concluso effettivamente l'ultima slide dicendo quello che ha detto Lino e quello che stai dicendo anche tu adesso. E naturalmente il discorso dell'analisi, so che Pino Mele, insomma, ha fatto fare delle analisi anche ai prodotti, però in realtà, diciamo, io mi sono limitato ad utilizzarli tal quale oppure diluiti nella... Quindi è normale che il concime a lenta cessione, era un concime praticamente nella specie, insomma, che aveva oltre
all'azoto, fosforo e potassio, anche una serie di microelementi che naturalmente sono andati a supportare la pianta in questo poco tempo. Diciamo che l'esperimento, appunto, forse non l'ho detto, è durato circa 25 giorni. Naturalmente sono pienamente d'accordo con quello che dice tu, Ellino, che è necessario indagare bene nella composizione, anche perché, ribadisco anch'io, insomma, parliamo di prodotti che hanno una certa eterogeneità e bisognerebbe trovare un modo, insomma, per renderli più omogenei possibili. Ecco. Allora, se posso dire, le analisi sono state fatte le analisi tipiche per i concimi commerciali, ben sapendo che questi non sono concimi commerciali, ma dei preparati che possiamo fare in aziende, che possono fare tutti. Il solido, cioè l'ombricompost, era un ammentante come tutti gli altri, pochissime unità di azoto, poche unità di azoto, povero in genere, e così anche gli altri. Adesso, diciamo, questo è stato un ripiego, perché i preparati, io spero, li facciamo insieme agli agricoltori, perché loro già li fanno da tempo e hanno tradizione. Io dicevo che i nostri maestri, guarda, è strano per dei tecnici magari plurilaureati e premiati, ma in biologico i nostri maestri sono gli agricoltori che lo fanno da tempo. In biologico i nostri maestri sono chi da tempo si sta sforzando da solo o con ricerche, come dicevo all'inizio, extraeuropee, citavo per vicinanza il Rodan Institute, la FIBOL di Svizzera, che da tempo ricercano queste cose. Adesso ce le abbiamo anche da noi e quest'anno, presi un po' dall'emergenza, abbiamo detto, vabbè, facciamo delle cose in casa con le cose più povere che abbiamo, lo sfalcio. Già chi si diletta a fare allevamento di lombrichi, io speriamo, se vogliamo, di fare anche un incontro specifico con gli specialisti, cioè con chi li alleva a tempo e li sta producendo e magari li commercializza e non ha segreti, questo è il fondamento. Non ci sono segreti di processi produttivi. Mentre in tutti gli altri settori, noi, mi metto anch'io tra i produttori biologici, e in parte lo siamo anche, ma chi fa queste cose è trasparente, vuole condividerlo. Beh, l'industria o chi produce il prodotto commerciale biologico ha il segreto industriale. Non è come l'agricoltore che vende il proprio prodotto e per certificarlo bio deve sottoporsi al controllo, oltre che gli istituti di sanità, anche a quello di un ente terzo. Oggi come oggi, chi fa mezzi tecnici per il biologico fa una raccomandata, una PEC al Ministero. Certo, le cose stanno cambiando, Alessandro lo dirà, da adesso che... probabilmente quando il nuovo regolamento sui fertilizzanti, che doveva andare già quest'anno, andrà l'anno prossimo, avremo maggiori certezze. Ma oggi come oggi, chi acquista mezzi tecnici consentiti in bio ha sì delle certezze. Non tante. Ci sono, lo sappiamo bene, una marea di prodotti che espongono a rischi abbastanza elevati, soprattutto i produttori biologici, perché trovare dei fosfiti in dei concimi è cosa purtroppo abbastanza frequente. Lasciamo perdere i produttori fraudolenti che pensano di essere furbi e fornire il prodotto biologico magari cercando di usare prodotti che non residuano. Noi non vogliamo quelli, non abbiamo mai relazioni con quelli. Ce l'abbiamo con quelli che adottano le strategie che la comunità europea vuole, sostiene, e tra queste ci sono queste di cui stiamo tentando di occuparci. Ripeto, con l'aiuto e il sostegno degli amici agricoltori con i quali abbiamo sempre fatto queste esperienze. Prego, continuare. Se Massimo vuole dire qualcosa. Devo rispondere alla domanda sulla soppressività, giusto? Se è stata indagata. Sì. Diciamo che in linea generale, se prendete un compost o un tè di compost e lo sterilizzate, nel caso specifico il tè di compost viene filtro sterilizzato in modo da eliminare
i batteri, mentre nel caso del compo si fanno delle trattamenti termici, uccidere i microrganismi presenti determina una drastica riduzione della soppressività. Quindi questo sta a indicare che è importante la presenza di microrganismi vivi nel compost o nel tè di compost, innanzitutto. Chiaramente questi microrganismi vivi cosa fanno? Possono avere diversi meccanismi. Noi abbiamo chiaramente isolato una serie di ceppi, soprattutto i bacillus principalmente. Questi producono sostanze ad azione antifungina, producono nel caso anche sideroforici, cioè, che sono molecole che sequestrano il ferro, o semplicemente fanno, e quindi non lo rendono disponibile ai patogeni, oppure semplicemente colonizzano diciamo le zone intorno alla radice. Alcuni possono diventare anche endosimbionti, cioè penetrano all'interno delle radici e quindi proteggono la pianta perché inducono resistenza, cioè gli stessi microrganismi che sono nel compost, nel tè di compost, possono indurre diciamo resistenza nella pianta. Quindi ci sono in realtà una serie complessa di meccanismi che tutti insieme determinano, diciamo, una protezione. Però in alcuni casi sono anche delle molecole di origine vegetale proprio che sono presenti nel compost, che hanno un'azione diretta sui patogeni. Generalmente, appunto, ancora una volta, sono sostanze polifenoliche che ci ritroviamo, aromatiche, ci ritroviamo in compost particolari. Per esempio, noi abbiamo fatto dei lavori con dei compost prodotti a partire dalla posa, anche da posa di caffè, no? Quindi quello che residua dopo aver fatto il caffè, proprio perché sono ricchi di sostanze aromatiche, sono ricche di anche sostanze lipidiche. In effetti, anche se noi facciamo un trattamento termico a questi compost derivati da posa di caffè, notiamo che c'è ancora un elevato effetto di soppressività. Quindi i microrganismi in questo caso sono morti, però sono proprio le molecole che di per sé sono bioattive. E l'altra cosa che abbiamo visto, che l'ho detto prima, è importante anche avere dei compost con elevata biodiversità microbica, perché questa è una soppressività generale che determina una popolazione microbica molto, molto varia, quindi di elevata biodiversità. Quindi questi sono un po' in linea di massimo i meccanismi, però sicuramente da cambiare le matrici di partenza, ma anche cambiare un po' il processo di compostaggio, perché non è che si può fare compost con un unico metodo, ci sono più metodi. Di fatto noi possiamo avere anche a parità di matrici, questo abbiamo fatto anche questo un lavoro, questi poi sono tutti lavori pubblicati, quindi chi li vuole me li può richiedere via mail. Abbiamo visto che per esempio anche a parità di matrice, cambiando il processo di compostaggio, di fatto abbiamo dei compost con caratteristiche differenti, sia rispetto alla soppressività che rispetto anche alla biostimolazione. Rispetto alla biostimolazione, l'altra cosa interessante nel caso del tè di compost, che abbiamo visto che mentre, come dicevo prima, la presenza di microrganismi vivi è fondamentale per avere un effetto di soppressività del tè di compost, per avere la biostimolazione non è strettamente necessario che ci siano i microrganismi, perché di fatto gli stessi microrganismi che hanno effetti lavorato durante il processo di estrazione e fermentazione del compost hanno prodotto molecole che di fatto sono loro quelle bioattive che determinano quegli effetti di maggiore sviluppo radicale o gli altri effetti morfologici e fisiologici che vi ho prima citato. C'era Alessandra. Grazie. Grazie. Volevo fare una domanda al dottor. Si era prenotata Alessandra Trinchera. Grazie, molto brevemente, semplicemente un commento sui dati che aveva mostrato prima il collega Petrozza. Molto probabilmente uno dei problemi che c'è stato in quella prova è proprio sui tempi della prova, nel senso che dalle mie esperienze un compost, un vermicompost, ha bisogno, nel momento in cui viene
applicato, di un tempo sufficiente a che i microrganismi del suolo riescano a mineralizzare adeguatamente la componente organica che è presente. Ora, un 25 giorni è un tempo assolutamente irrisorio per un compost, perché da test che abbiamo fatto anche personalmente in campo abbiamo bisogno perlomeno di un paio di mesi. Quindi è molto probabile che la componente azotata legata evidentemente al materiale organico del compost, alla matrice organica del compost, che deve essere degradata ulteriormente nel suolo per diventare poi minerale, non ce la fa in 25 giorni ad essere disponibile. Quindi il fatto che ci sia questa forbice così elevata tra il concime minerale a lento rilascio e il compost non mi sbalordisce affatto. Quindi sicuramente dovreste eventualmente applicare in anticipo e poi andare dopo un tempo abbastanza lungo a fare la verifica. Ovviamente immagino che le prove siano state fatte a parità di azoto apportato, immagino. Sì, diciamo che ovviamente non conoscevamo la composizione dell'ombre compost, almeno... Allora questo... Però ecco, diciamo, io non la vedo negativa la risposta dell'ombre compost, perché comunque... diciamo una percentuale in più ce l'ha trattato. Sì. Ovviamente il minerale a lenta cessione è ovvio. Cosa secondo me a cui si può aspirare, però raggiungere insomma sarebbe veramente una cosa. Però ecco, quello che dicevi tu, effettivamente aspettare ancora ulteriormente potrebbe essere una soluzione, quindi anche diciamo nel protocollo da fare insomma della nuova sperimentazione inserire questa modalità. E un'altra cosa è sul siero di latte, perché il siero di latte potrebbe avere un problema a livello di pH, cioè c'è un'elevata quantità di calcio e alcune colture sono fortemente sensibili ovviamente, quindi soprattutto su colture specifiche come lo spinacio probabilmente non era proprio la coltura adatta, cioè dovevate lavorare magari su pomodoro, su altre colture, ma non su spinacio, perché è troppo sensibile, quindi probabilmente non era la coltura target più adeguata. Quindi cambiando la coltura probabilmente si riescono a, come dire, enfatizzare meglio gli effetti positivi, che sicuramente ci sono, perché secondo me comunque i risultati che avete avuto sono in ogni caso sul compost positivi, quindi sul compost, sul vermicompost. Sull'uso del siero di latte probabilmente va valutata con un pochino più di attenzione. E c'è anche da tener conto che a volte, cioè, il siero di latte può essere anche abbastanza salato per i processi che assumono. Esatto. Noi abbiamo analizzato la conducibilità e il pH. Il pH effettivamente era abbastanza elevato e quindi su quelle piantine era 3,5 circa, quindi abbastanza elevato. Anche se diluisci il pH non si abbassa, insomma. Quindi, però diciamo, signori, il successo è già di aver messo insieme entità che su certi argomenti avevano lavorato poco insieme. L'Agrobios, la ricerca si è dimostrata abbastanza sensibile. Io spero che dai prossimi anni, questo è stato solo un inizio, dicevamo. È chiaro, l'ho detto, non era il materiale più povero che potessimo avere a disposizione. Magari già uno sfalcio composito con più leguminose avrebbe dato una ricchezza maggiore. Poi il confronto con i prodotti chimici. Ce lo dobbiamo scordare, l'ho detto all'inizio, non si fa una sostituzione di mezzi tecnici convenzionali, chimici di sintesi con quelli biologici. Il confronto che faremo a lavello, certo, 100 unità di azoto, il nostro che ne ha il 3%, sarebbe l'ideale, ma cioè bisogna pure vedere un pochino in quali contesti. Se si usa un concime chimico dove gli dai 100 unità di azoto, avrai quello che è successo in 50 anni di agricoltura. Sì, avrai un'esplosione vegetale, però magari avrai anche tutti gli altri problemi. Noi speriamo che queste sperimentazioni, anche con il bando che c'è, ma anche altre prove, iniziamo a farle direttamente nelle aziende biologiche, come si fanno normalmente tra produttori biologici che si scambiano esperienze. Vorrei chiarire la mia considerazione, era ovviamente non negativa, ma aveva una valenza scientifica, nel senso che tu sai bene che ho allevato lombrichi nel mio ufficio, gli ho dato da mangiare gli avanzi di pasto e poi ci ho fatto i pomodori in campagna, quindi ho una bella esperienza, quindi
Probabilmente parte dei lombrichi che hai utilizzato provenivano anche da quell'allevamento. Ok, quindi no, vorrei chiarire perché a volte si è misinterpretati, ma diciamo quel dato a me ha dato una significatività scientifica, nel senso che un po' quello che diceva Lavoisier, no? Cioè nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Quindi a partire da una certa matrice otteniamo determinati prodotti. E quindi sarebbe bene indagare, anche la stessa Alessandra diceva che è poco il tempo. Io sono fortemente d'accordo perché nella mia coltivazione di pomodoro ad uso familiare ho trovato addirittura i lombrichi che continuavano a fare il loro mestiere vicino all'apparato radicale della pianta senza intaccarla. Quindi sicuramente queste sono tutte considerazioni importanti, così come lo è anche la qualità del prodotto iniziale e anche il profilo del prodotto iniziale per arrivare a un determinato, diciamo, trasformato che magari si adatta più per certe specie e meno per altre. E queste sono tutte considerazioni scientifiche che, e quindi la mia, come dire, la mia considerazione apriva, come dire, dava seguito a una valenza di un dialogo costruttivo e non voleva in alcun modo avere una valenza negativa. Insomma, questo volevo chiarirlo per quello che ho detto. Prego, c'era Michele La Torracca, se non sbaglio. Sì, sì. Allora, volevo fare una domanda al dottor Zaccardelli. Mi ha molto stupito, allora, diciamo, l'effetto stimolante del tè di compost su quella prova, su quella coltura ecco erbacea. E praticamente, allora, volevo capire, una parte di questi risultati, lei diceva, sono dovute alle sostanze fenoliche, ai polifenoli. Quindi tra le varie matrici è stata provata anche la vinaccia che di la feccia, insomma, che di polifenoli ne contiene tanti. E poi in riferimento alle analisi metagenomiche che presentava, l'analisi metagenomica è stata fatta direttamente sul tè di compost oppure sul tè di compost applicato per via fogliare? Quindi è stato studiato poi la composizione microbica del filoplano o risoplano, o direttamente quindi sulle matrici utilizzate. Grazie. Sì, allora, scusi, qual era la prima domanda? Sui polifenoli. Ah sì, vabbè, in realtà l'effetto di biostimolazione è dovuto a sostanze ormonosimili, diciamo la presenza, no, quindi non proprio ai polifenoli, però probabilmente sostanze polifenoliche presenti nella matrice, nel compost, opportunamente degradate e trasformate da microrganismi, hanno prodotto sostanze ad azione fitoormonale, tipo acquisine, per capirci. Quindi sono un po' dei precursori, ecco questo. Non è che la sostanza polifenolica. Però chiaramente si sa dalla letteratura che ci sono delle sostanze tipo citochinine, tipo acquisine, tipo gibberelline. Però è possibile anche che ci siano altre sostanze derivate dagli acidi umici e dagli acidi fulvici che hanno un'azione, diciamo, di stimolazione della crescita. Ci sono anche dei lavori su questo. Quindi possono essere diverse, però parliamo fondamentalmente di sostanze ad azione fitoormonale, ok, per quanto riguarda la biostimolazione. Discorso invece della metagenomi, non abbiamo analizzato i microrganismi presenti nel compost, nel tè di compost prodotto, quindi non dopo l'azione, dopo averli spruzzati sulla pianta, quindi proprio sul tè di compost prodotto. Ho risposto a tutto? Sì. Sì, no. Sì. E ci sono delle prove su vite, per caso, di queste, di questo tipo? Prove? Su vite. Allora, noi lavoriamo in orticoltura, però ci sono lavori, anche quella review che ho fatto vedere di qualche anno fa, ci sono lavori di applicazione di tè di compost su tutte le colture, dalle vite, piante arboree, quindi su tutte, perché tè di compost hanno azioni su tutte le colture, su tutte le piante, sia erbacee che arboree. Tra l'altro, le dico, ci sono anche delle realtà in Italia dove producono tè di compost in viticoltura, per esempio nel Salento, anche in Toscana, dove generalmente loro lo utilizzano per ridurre
l'impiego di rame, quindi ci sono anche delle realtà. In Francia, per esempio, lo utilizzano tantissimo in viticoltura, il tè di compost. Ci sono delle grandi aziende che producono grandissime quantità di tè di compost proprio per fare trattamenti in viticoltura. Grazie. Bene. Io penso che se non ci sono altre domande possiamo anche chiudere qui questo intervento. Voglio soltanto riportarvi alcune ringraziamenti ai relatori per le relazioni fatte da parte dei partecipanti. Credo che sia stato un bel successo. Purtroppo c'è stata questa falla nel non poter ampliare la partecipazione, ci sono state molte richieste. Cercheremo nei prossimi, chi mi seguirà, diciamo, mi provvederà a faremo una comunicazione per l'ampliamento della sala Zoom, perché visto soprattutto questi numeri. Per cui ringrazio tutti, ringrazio i relatori in particolare e buon lavoro a tutti. Credo che di materiale ce ne sia tanto per poter lavorare nel prossimo futuro. Auguro buon lavoro a tutti. Salve, arrivederci. Arrivederci, a tutti. Grazie a voi. Arrivederci. Ah, grazie, arrivederci. Buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata a tutti. Ciao Rocco.